Buonasera a tutti, eccoci di nuovo per un'altra puntata di Admin Ring Live. In nostra compagnia c'è la grande Eleonora. Buonasera, ben arrivati, buonasera a tutti. Abbiamo Mambri, Vincenzo, Alberto, Alessandro, Buonasera a tutti. Manuel, Paola, Simone, Stefano. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, settimana bella tosta questa. Okay. Si è partiti con questa follia del Green Pass, no? Che sembra che già tutti l'hanno adottato quando entra in vigore dal 15. Poi abbiamo la cosa dei camionisti, che anche quella è interessantina da analizzare. Poi abbiamo le notizie che arrivano da oltreoceano e poi divagheremo un po' facendo un po' di speculazioni sulle elezioni di medio termine di Trump e quello che potrebbe essere stata la progettazione di questo momento per arrivare o alle elezioni di medio termine o alle prossime. Chi vuole iniziare? Oh, non picchiatevi, uno alla volta. Silenzio di tomba, come sempre. Non mi calcate. Che dici, Stefano? Inizi tu, rompi tu il ghiaccio. Estate lo faccio sempre io, quindi. Tutti timidi all'inizio. Ma niente, faccio giusto una piccola parentesi sui dati italiani. Oggi c'è stata questa esposizione dei dati sul deficit e sul debito, quindi nelle prossime settimane ci sarà l'approvazione della legge di bilancio e i dati sono molto confortanti perché confermano la crescita e anzi la spingono ancora di più perché sia il debito che il deficit stanno diminuendo, quindi si spinge verso una crescita sempre più forte. Poi c'è la straordinaria visita della svedesina, la piccola Greta, la Gretina, insomma, che ha fatto, diciamo, ha tirato su di sé tutta l'attenzione, anche perché poi c'erano tutte le questioni politiche di contorno, perché sono state le passerelle. Quindi in Italia stiamo assistendo a questa kermesse di questa gioventù un po' così, un po' strana. Vabbè, comunque c'è stata poi una risposta anche significativa, seppur moderata, di Cingolani, ma anche di Bernardo, il candidato sindaco milanese del centrodestra, che hanno abbastanza, diciamo, le hanno suonate abbastanza alla Greta, mostrando quella che poi è la realtà, e cioè che tutto questo che stiamo subendo in termini di aumenti di costi, soprattutto le bollette. Ricordiamo che proprio da oggi è partito l'aumento, perciò in parte anche sgrossato dall'intervento del governo, che ha stanziato 3 miliardi e mezzo per ridurre il peso, e portando ad esempio già le bollette dell'Enel dal 45% di aumento al 30%, quelle del gas dal 30 al 15, quindi insomma contenendo un pochettino questa emorragia per le famiglie. E beh, è chiaro che tutta la crisi dipende dal problema proprio delle sanzioni alle imprese, laddove non rispettano, insomma, i limiti concessi sull'inquinamento, tutte queste cose qui. Perciò nella transizione energetica è la spiegazione di questi aumenti di costi. Il fatto che se ne sia parlato lo ritengo comunque positivo, perché è una presa di coscienza sulla cosa, e si smette un po' di portare avanti questo sogno utopico di una terra senza emissioni, che poi non hanno tutto questo peso come vogliono far credere. Sappiamo benissimo che le variazioni climatiche non sono dovute a un fatto, al modo in cui rimediamo l'energia, la produciamo, ma sono normali cicli del pianeta. Inoltre, proprio oggi leggevo, insomma, diversi pareri anche autorevoli, perciò direi che
forse si comincia a capire. Poi anche il fatto che si stia parlando di nucleare o di altre cose, insomma, questo al momento ci penalizza perché noi acquistiamo l'energia nucleare dagli altri stati e la paghiamo anche a caro prezzo, quindi magari anche in quella direzione si potrebbe iniziare a pensare. In settimana c'è stata anche quella notizia molto interessante per cui proprio l'ENI è tra i maggiori azionisti di questo CTS, che è una società americana che produce già, sta già programmando la produzione nucleare, il nuovo nucleare che è pulito ed è in grado di sopperire veramente in maniera massiccia al fabbisogno di energia. Perciò credo che le prospettive non siano poi così male. Si tratta di mettere in moto anche certi meccanismi, si prevede che già nel 2025 qualcosa si vedrà, se non altro in maniera anche abbastanza così di approccio. Poi nel 2030 si prevede una partenza un po' più generalizzata. E quella potrebbe essere una soluzione, ma anche i gas non inquinanti. Perciò ecco, credo e spero che la direzione presa da Cingolani sia poi confermata, perché ci trarrebbe un po' d'impaccio, perché al momento ecco, subiamo questi aumenti senza poter fare nulla, e questo è sicuramente un problema, nel senso che a lungo andare potrebbe portare il suo peso nella crescita. In questo momento invece è quanto mai importante confermare questo dato, anche perché si sta delineando una leadership europea di Draghi che sarebbe molto molto conveniente per noi in Italia. Quindi insomma gli auspici ci sono. Sono anche molto molto soddisfatto dell'impatto molto relativo. Mi aspettavo qualcosa di peggio, anche se hanno tormentato. Io non vedo la televisione, però quelle poche volte che l'ho accesa vedevo sempre questa ragazzetta girare, insomma. Ma non credo che abbiano poi avuto gli effetti desiderati, perché il buon senso in questo caso, ma forse un buon senso anche ispirato dalla realtà, da un certo realismo nel vedere che, assecondando questo piano del green, alla fine si rischia veramente di vivere sempre peggio rispetto al passato. Questo sicuramente la gente credo lo stia anche cominciando a capire, perché diciamocelo chiaro, purtroppo la gente, fino a che non sbatte il muso, non si rende conto, no? Così come nella questione dei vaccini, anche dal punto di vista energetico, direi che è la stessa cosa. Adesso stanno misurando nelle loro tasche quelli che potrebbero essere gli effetti di questa nuova e ulteriore agenda distruttiva della UE, ma non solo, penso di tutti i paesi del mondo. Inoltre la UE incide anche abbastanza relativamente sull'inquinamento da CO2. L'impatto della UE a livello mondiale è appena dell'8%, poi ci sono paesi, soprattutto asiatici, emergenti, che impattano con altra potenza, con altra forza, quindi direi che questa è un'agenda anche che parte già un po' zoppicante, quindi speriamo insomma che anche questa agenda cominci a scricchiolare come pare adesso anche quella del Covid. Quindi chiaramente siamo a un punto iniziale, adesso la gente si sta rendendo conto dalle notizie, dai dati, seppur falsati come sempre, assolutamente fasulli, che comunque questa emergenza proprio così emergente emergenziale non è, perché i numeri sono veramente molto bassi. C'è stato addirittura già nell'ultima settimana a livello mondiale, i dati che comunicava l'OMS, una riduzione del 10%, quindi rispetto ai dati precedenti della settimana precedente. Quindi diciamo che forse stanno avendo qualche difficoltà a sostenere la loro agenda, sia in un caso che nell'altro. Poi vediamo, speriamo che vengano confermate queste impressioni iniziali. Per adesso taccio. Scusa Stefano, ti faccio una domanda, dimmi. Perché mi sembra che tu su questo aspetto sei il più preparato.
Cioè l'aumento delle tariffe energetiche, quindi delle bollette, la possiamo vedere come un'azione europea nei confronti dell'Italia, oppure l'Italia ha dovuto adottarla per altre motivazioni? Perché la contromossa del governo di ammortizzare in parte i costi, sovvenzionando, diciamo, tirando fuori questi 3 miliardi di euro, è ovviamente congruente al PIL e al movimento generalizzato dell'economia italiana, a dispetto di questo aumento che sembra invece parlare di altro. Quindi noi abbiamo subito una decisione di qualcuno? Beh sì, come tutti del resto, tranne qualcuno, perché la Cina poi negli ultimi patti di Parigi che risalgono al 2018 viene ancora considerata come paese emergente, fino al 2060 ha ancora la possibilità di produrre energia così come ha fatto fino ad oggi, quindi non sta subendo gli stessi problemi, le stesse penalità che viviamo qui in Europa, diffusamente. Noi abbiamo il problema che sulle rinnovabili non incidono più di tanto, per cui siamo costretti a comprare energia, e questo chiaramente è ovvio che ci penalizza magari più di altri, come la Spagna, la Francia, che la producono per fatti loro. In termini di costi, considera, grosso modo, anche prendendo le stime di Confindustria, che sono state poi diffuse da Bonomi in occasione della settimana scorsa, dell'incontro anche con Draghi, il problema sostanziale è che in 10 anni è prevista una spesa di 650 miliardi per questo, e di questi 650 miliardi in 10 anni, che è una cifra enorme, il modo in cui, diciamo, questa transizione peserà, no? sulle aziende, soltanto il 6% è coperto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il resto sarà tutto spese delle aziende. E quindi questo già adesso si traduce in un aumento di costi. Poi tutte le materie prime, insomma, stanno un po' in uno stato di sofferenza, sia per tutta una serie di problemi derivanti dalle difficoltà di scambio, eccetera, eccetera, che in questo momento ci sono, il ridimensionamento degli scambi. Perciò credo che questa è una situazione che, se non si agisce diversamente, ma questa sembra veramente la linea intrapresa da Draghi, insomma, che Cingolani sta portando avanti. È certo che bisogna dare un colpo al cerchio e l'altro alla botte, perché purtroppo se non si prende coscienza del problema, tutti continuano a dire il nucleare è pericoloso, c'è ancora questa idea un po' ormai superata. Ma vediamo che, insomma, in questo campo si stanno facendo grandissimi passi in avanti, poi c'è anche l'idrogeno, insomma, le fonti non mancheranno, il gas pulito, cioè non tutti i gas sono inquinanti, ce ne sono alcune fonti che sono anche, oltre che pulite, anche abbastanza consistenti, quindi gli strumenti per produrre il materiale, la materia per fare energia c'è, le tecnologie ci sarebbero anche, si tratta in buona sostanza di essere un pochettino più malleabile, più propensi a considerare queste fonti alternative, comunque, perché sono comunque alternative, perché non le abbiamo ancora percorse adeguatamente. Però, insomma, diciamo che i primi segnali sembrano positivi, perciò speriamo che questi aumenti, andando avanti nel tempo, possano essere poi assorbiti. Vedremo, insomma, poi in questo momento Tutta l'Europa è un po' in una sorta di impasse, perciò anche a livello di leadership l'addio della Merkel apre nuovi spirali nei quali sicuramente Draghi non mancherà di intrufolarsi, penso che lo stia già facendo in maniera abbastanza evidente. Sì, per quanto riguarda le energie rinnovabili c'è tutto un discorso legato alle fonti, diciamo, di nuova generazione. Non voglio arrivare a parlare delle centrali Tesla, che non sono più nella fase sperimentale, ci sono diversi articoli anche di fonti, diciamo, non propriamente complottaie, come siamo noi. E io la situazione la vedo
sempre, diciamo, da un punto di vista così distaccato, coerente con un intento di affossare l'economia europea per qualche altro motivo. Ah, certo, questo è vero. Perché se è vero che spendiamo 600 miliardi o 60 miliardi o qualunque sia la cifra, a dispetto di quello che oggi c'è, diciamo che è un investimento che potrebbe benissimo essere orientato verso altri discorsi, ma qui c'è una volontà politica economica che abbiamo capito bene qual è. Comunque, in questo momento dobbiamo subire e subiremo. Questo è il motivo per cui è inutile tanto girare la pasta dentro la pentola. Grazie, Stefano. No, grazie a te Vincenzo, ma poi insomma i loro piani già sono falliti perché l'Italia doveva essere già KO l'anno scorso, il fatto che non lo sia un po' credo gli abbia rovinato i piani. Vediamo come procede. Però questa è sicuramente una situazione che va risolta diciamo con una certa impellenza perché nel momento in cui salgono così tanti costi dell'energia e delle materie prime poi diventa un problema. Anche per concretizzare, insomma, gli obiettivi di crescita. Ovvio. Sì, Anche Stefano, per scusa, va a influire, scusate, anche sulla ripresa economica, perché anche l'industria ha degli aumenti, aumento di costi. certo. Sì, io non volevo accavallarmi, però questa notizia che diceva Stefano del nucleare. È un bicchiere mezzo pieno perché il sistema non è a fissione come siamo abituati a conoscerlo adesso, quello che diciamo fa paura, ma quello che è stato utilizzato fino adesso, ma è un sistema a fusione confinata in modo magnetico, quindi un po' simile a quei a quel cioè un po' simile a quel reattore che hanno studiato in Francia per produrre appunto energia elettrica con il deuterio, il trizio, quindi con materiali a base di idrogeno. Tutto questo riduce il problema principale di del nucleare tradizionale che è quello delle scorie, quindi sia dei costi che ci sono per lo stoccaggio, sia di trovare poi le aree per smaltirle, sia di trovare il modo di gestire questi rifiuti. Quindi da un lato si riducono i costi quando lo produciamo, perché comunque costerebbe molto meno energie elettriche, quindi favorisce la crescita. Dall'altro, appunto, ci sono meno rischi anche per le scorie, dà anche meno di quegli impatti che facevano paura, diciamo. E quindi questa notizia che era sull'avvenire, tra l'altro, poi ne ha parlato anche il Tempo, questa notizia di questo studio, di questa nuova tecnologia, è sicuramente il bicchiere mezzo pieno della transizione energetica. E in un periodo così, vedere anche dei bicchieri mezzi pieni, così di cambiamento, vedere dei bicchieri mezzi pieni può dare speranza comunque alle persone. È vero che le bollette sono più pesanti, però se poi si arriverà a questo, andando avanti, si ridurranno, diciamo. Infatti Cingolani non è un cretino. Cingolani quando già il mese scorso, addirittura 2 mesi fa, parlava per un motivo, perché lui ne è a conoscenza di queste tematiche. Infatti è stato proprio attaccato da subito dalla controinformazione appena è stato messo nella sua carica, dicendo che lui in una intervista aveva detto che il mondo non è pronto per avere 7 miliardi di persone. Ma invece io più approfondisco la situazione di Cingolani e più vedo che è dalla nostra parte, tra virgolette. E poi tra l'altro nella foto che ho visto con la Thunberg, l'ho visto con la mascherina sotto il naso, mi sono un po' sentito io, la Thunberg era tutta mascherata come se stesse andando sott'acqua da Palombaro, invece lui aveva quella mascherina sotto il naso, tanto per prendere in giro. E Sì, poi beh, poi comunque io Cingolani è lo uno vedo. scienziato.
Sì, no, è una persona preparatissima. Io ho visto diversi suoi interventi in passato ed è più che preparato nel suo campo. No, ma il problema della questione sul nucleare non è tanto il nucleare in se stesso, ma proprio la reazione che ha avuto la gente, perché sono stati sdoganati, in un certo senso strumentalizzati e allargati due, tre incidenti, i più famosi, diciamo, ma di fatto, se andiamo a vedere, gli incidenti avuti col nucleare sono minimi, anzi, se andiamo a vedere proprio nelle statistiche, sono quelli che hanno meno incidenti a livello di strumenti energetici, quindi è stata fatta molta campagna mediatica per cercare di stopparlo fin dall'inizio in Italia. Poi alla fine, quando venne fatto il referendum anni fa, la gente infatti votò contro il nucleare, quindi di levarlo dall'Italia. Sì, col tempo però... poi alla fine le tecnologie sono aumentate e il rischio minimo che già aveva il nucleare si riduce ancora di più con tutto quello che comunque con l'avanzamento della tecnologia che può migliorare la sicurezza del nucleare. Quindi effettivamente conviene proprio perché il fabbisogno energetico che copre il nucleare, le sostanze rinnovabili al momento a livello attuale non lo coprono, cioè creerebbero una crisi assurda se avessimo soltanto quello. Allora, all'epoca fu fatta tutta una mossa politica perché così compravamo l'energia dalla Francia che la produceva con le centrali nucleari che sono tra l'altro vicine ai nostri confini, ok? È nascondersi dietro un dito. E che il nucleare abbia dei costi effettivamente non calcolabili, perché poi abbiamo queste scorie che devono essere mantenute per migliaia di anni, per cui è un po' uno scaricare il costo nelle generazioni future. Sicuramente va osservata bene sia l'esigenza e tutto. Forse è più conveniente che non continuare a inquinare con altre fonti. Bisognerebbe veramente, prima di prendere una decisione, fare un'analisi a tutto tondo, anche perché le nuove tecnologie del nucleare, come faceva riferimento anche nei nostri utenti, quella a contenimento magnetico dell'ENI, c'è un'evoluzione delle tecnologie nucleari comunque. E ci sono in arrivo altre evoluzioni. Lo abbiamo visto, prima si parlava anche delle centrali Tesla, ce n'è ormai, ma l'esigenza che ormai abbiamo di elettricità, non possiamo continuare a contare sul sistema tradizionale per farla corrente. E il green, come diceva Emel, ancora ha delle tecnologie che non sono così tanto efficienti per sopperire al fabbisogno. Per cui servirà sicuramente qualcosa di transizione finché non arriva il nuovo. Ok? Infatti, ma poi la cosa interessante è notare come, cioè, proprio andare a vedere la mappa geografica dei paesi che hanno levato il nucleare. Quando venne fatto il referendum, l'Italia era tra i due o tre paesi al mondo che l'hanno levata, ma di fatto, col passare degli anni, pochi altri l'hanno levata, nessun altro quasi, proprio per questo motivo, perché sapevano benissimo che il nucleare è un tipo di energia che serve a livello geopolitico, ma anche a livello proprio nazionale, per coprire il fabbisogno energetico. Quindi è stata fatta esattamente proprio una mossa politica per cercare di rendere dipendente l'Italia ancora una volta, come venne fatto col gas, come venne fatto con altre questioni. E in Italia veramente venne fatta una propaganda pazzesca su tutto ciò, cioè una disinformazione su disinformazione a livello paradossale proprio, che andavano contro proprio i dati reali che si potevano andare a consultare anche su enti che sono internazionali, no? Sì, sicuramente. Io mi ricordo anch'io tutta questa faccenda perché mio papà ha lavorato per molti anni a Saluggia, dove c'era il centro nucleare che si chiamava CNEN, che poi ovviamente è stato tolto ed è diventato Enea, che era il centro di smaltimento scorie. E mi ricordo che le informazioni, era un po' come adesso, no? Le informazioni che venivano diffuse erano totalmente fuorvianti rispetto alla situazione. In più c'era stato intorno alla metà degli anni 90, 94, 95, un progetto che conosco molto bene perché mio papà vi faceva parte,
Per cui c'era una nuova tecnologia che doveva stoccare le scorie radioattive in maniera molto più sicura, con una sorta di processo di vetrificazione, e si volevano portare in Antartide attraverso poi questi macchinari, dovevano venire rese così protette, diciamo. Poi la cosa, per varie ragioni che non sono mai state realmente chiarite, la versione ufficiale è stata che la nave che doveva portare i viveri e i rifornimenti per il gruppo di persone che avrebbero dovuto lavorare in Antartide si è incagliata nei ghiacci, che vabbè, fa un po' ridere. Comunque poi questo progetto non è stato portato a termine, nonostante ci fossero degli accordi che riguardavano l'America, la Russia, l'Italia, la Francia, quindi vari paesi del mondo. Una specie dietro... di Titanic alla fine. Come, scusa? Una specie di Titanic, no? Sì, sì, praticamente. Si sarebbe incagliata, non sarebbero riusciti a portare i rifornimenti iniziali e i materiali che poi dovevano venire utilizzati dal gruppo di ricerca, e quindi si è bloccato tutto. E poi non se ne è mai più parlato. Le ragioni reali non sono mai uscite. Io posso dire che però c'è stata una gran confusione dietro a tutto questo. Sicuramente l'argomento nucleare è molto caldo e non abbiamo bene idea, secondo me, a livello di opinione pubblica, delle manovre che ci sono dietro. Questo poi è mia opinione personale, ovviamente. Quello che ha detto Veleno poi per quanto riguarda i costi è vero. Innanzitutto dipende più che altro da come tu finanzi il progetto della costruzione delle centrali nucleari, perché comunque sappiamo bene che ci sono due modi: o si assume l'incarico lo Stato e quindi fornisce i soldi lui direttamente, quindi i tassi di interesse e i pagamenti che dovrebbe fare la centrale con gli anni diminuiscono, oppure si fa affidamento sulle banche, che sappiamo bene come lucrano su queste cose, chiedono più tassi di interesse, più soldi, automaticamente la costruzione delle centrali nucleari, chiedendo soldi alle banche, aumenta. Se per esempio dovesse farsi carico lo Stato della costruzione, i tempi sarebbero ridotti e diciamo che anche i costi sarebbero molto minimi, quindi diciamo converrebbe. Dipende tutto dalle modalità con cui si agisce a riguardo, il punto rimane sempre quello. Sì, e c'è Luisa in chat che scrive: abbiamo un territorio ad alto rischio sismico, però sì, non tutto. Abbiamo anche qui però c'è un grosso errore. Zone. C'è un grosso errore. Perché la centrale nucleare di Fukushima, se non erro, quando ci fu lo tsunami, inizialmente ci fu un terremoto, no? Ma anche con il terremoto la centrale nucleare aveva un livello di sicurezza che non l'ha nemmeno distrutto. Infatti molte persone si andavano a rifugiare all'interno delle centrali nucleari in Giappone. Quindi ok che è sismico, ma se per esempio un tipo di magnitudo come quello che è successo a Fukushima si presentasse in Italia, alla fine crollerebbero i palazzi, però non crollerebbe la centrale. Quindi il problema non sussisterebbe nemmeno, perché dovresti pensare alla salvezza della tua casa piuttosto che alla centrale alla fine. Comunque penso che a livello ingegneristico ormai siamo in grado di trovare dei siti che possano essere stabili per creare una struttura del genere, e abbiamo anche le tecnologie per costruire qualcosa che in caso di rischio, se sia un evento sismico, siano in grado di sopportarlo. Penso che sì, è giusto come ragionamento, bisogna tener conto anche di questo, però bisognerebbe mettere sul piatto un po' tutti i pro e i contro che ci sono ad adottare una tecnologia del genere, e anche comunque sarebbe nel caso giusto anche chiedere ai cittadini, però mettendoli anche a conoscenza dei retroscena che ci sono, in maniera tale che possano decidere in perfetta autonomia e ragionando sopra le cose, che non deve essere solo una questione politica che viene orientata alla gente a destra e manca. Bisogna mettere veramente tutto sul piatto, perché poi, come dicevo prima, sì, noi non produciamo energia nucleare, però la compriamo da quelle francesi, ha anche poco senso, ok? Perché non è che sono a migliaia di chilometri da noi, per cui se succede qualcosa noi non arriva niente, sono proprio al nostro confine. Sono delle centrali ad altissime tecnologie, perché sono le Super Phoenix 3, mi pare le ultime che hanno costruito, e sono considerate ultra sicure.
l'America è tantissimi anni che adopera il nucleare, ma tantissimi paesi d'Europa e attorno all'Europa. Sicuramente noi abbiamo avuto anche Chernobyl qui, che è stato un evento molto traumatico, ma anche lì ci sarebbe da andare a indagare bene cosa è successo e perché è successo. Bisogna anche le scorie, ragazzi, la produzione di scorie è molto limitata con la fusione con filamento magnetico, quindi anche in quel senso non ci sarebbe il problema che c'è stato in passato. Diciamo che sarà sicuramente un sistema molto, molto più a basso rischio rispetto ai precedenti criteri di produzione. Poi, sì, con quel tipo di smaltimento, alla fine, se magari all'inizio lo smaltivi in 1000 anni, con quello magari lo riduci in 300-400 anni, quindi è molto conveniente. Ma anche la quantità. Appunto. Sì, ci sono tante nuove tecnologie. Sarebbe bello avere la possibilità di sentire un dibattito con chi conosce bene queste tecnologie nuove e che ci spiegasse eventualmente che tipo di rischi si va incontro. Sarebbe molto interessante da poter ospitare una cosa del genere. Sì, anche sulla fonte di Tesla che citava giustamente Vincenzo poc'anzi, che in Russia, dove sono 50 anni avanti su tante cose, insomma, gli scienziati russi sono decisamente un passo avanti a tutti. E anche quella potrebbe essere chiaramente una soluzione ottimale. Dipende però se vogliono implementarlo o meno. Se non l'hanno implementata prima, difficilmente la vedremo in questo, almeno perlomeno in questi tempi, diciamo, secondo me. È una questione di interessi. Esatto. Parliamo di miliardi e miliardi, quindi chiaramente queste decisioni hanno una conseguenza sul mercato notevole, perciò chi gestisce la fonte, per dire, giusto per fare un esempio, la fonte principale di approvvigionamento energetico ha un potere economico e un potere di influenzare anche poi il mercato. Si tratta anche di, non dico di imporre qualcosa di differente, ma quantomeno di entrare, far comprendere alle persone che si gioca sempre sulle leggi di mercato e sulla spartizione della ricchezza, che nessuno vuole mai mollare. All'inizio infatti non erano d'accordo nell'implementazione proprio perché non conveniva a livello economico. Cioè se magari un confronto tra, buttiamola così, sul gas, in confronto all'energia di Tesla, capisci che a quel punto non avresti nemmeno più bisogno del nucleare o il gas, perché quella di Tesla in un certo senso si è implementata bene, coprirebbe parecchie di queste fonti energetiche che altrimenti non avremmo. E proprio per questo motivo a livello economico non conviene, perché rispetto magari a queste altre fonti energetiche, diciamo, perderebbero molti soldi. Ecco perché non volevano implementarle, e penso tuttora non lo vogliono implementare, non a caso è stato fatto fuori Tesla, perché lui, come disse, effettivamente aveva trovato una fonte di energia che poteva darla gratis al mondo, all'umanità. Sì, sì, ma infatti il problema è sempre quello. Ad esempio, io proprio leggendo a proposito di questo nuovo sistema nucleare, a questo tipo di fusione, leggevo su una rivista, diciamo, abbastanza di settore, che facevano un esempio che con un bicchiere di plasma, laddove potessi ipotizzare una scena del genere, un uomo avrebbe l'energia per tutta la sua vita, con una piccolissima quantità di questo plasma. Perciò parliamo anche di un contenere i costi in maniera considerevole, che è proprio quello che adesso invece la gente sta vedendo. Io credo che l'esperienza sia sempre molto utile, perché adesso sanno tutti, perché lo comunicano anche in mainstream, era sul Sole 24 Ore anche questa notizia, quindi sappiamo che l'aumento è dovuto a quello. La gente poi i calcoli che quelli familiari ha imparato a farsi. No, aspetta che magari se parliamo di nucleare arriverà qualcuno a dire che arriverà il nucleare quantistico, magari, in 5D. Vabbè, se non l'ha detto Greta fino adesso, siamo tranquilli. Ma io penso che
ci sia anche il discorso del solare che viene molto contenuto con tecnologie che ormai sono un po' vecchie, okay? Perché quelle dei pannelli solari sono un po' vecchiotti. Io mi ricordo, se non erro, Rubbia, che spiegava che avevano fatto dei nuovi sistemi per il nucleare con dei tubi sottovuoto, con del materiale particolare, che erano molto più efficienti, però anche quello alla fine non ha preso nessun piede. Cioè, c'è sempre una gestione, per cui bisogna ragionare anche su questo, perché è strano che in tutto questo tempo la tecnologia del solare non abbia avuto evoluzioni, balzi evolutivi. Sì, abbiamo pannelli più efficienti, ma ancora pannelli basati sul silicio, con difficoltà produttive, costi e tutto quanto, mentre ci sarebbero anche altre tecnologie da prendere in mano. Ma sembra sempre che ci sia una volontà, e quasi sicuramente lo è, di contenere. Sì, il green va bene, ma non troppo, perché sennò si mette in crisi l'indotto di questo, l'indotto di quello. Il nucleare è una delle alternative, ma bisognerebbe guardare a tutto tondo che alternative abbiamo oggi come tecnologie, perché sicuramente c'è la possibilità di andare a sfruttare tanto altro. Il problema dell'idrogeno è che serve l'elettricità per produrlo, e anche lì ritorniamo sul cane che si morde la coda. C'è un impasse, c'è richiesta di energia, c'è bisogno di andare a ridurre comunque le emissioni, e continuare a produrre corrente con le centrali a turbocarbone, a gasolio o a gas, non penso che sia ancora da tenere in piedi come tecnologia. Bisogna trovare un'alternativa. Se un nuovo nucleare con delle caratteristiche migliori, che ha dei costi decenti e non è un problema per il futuro, perché può essere gestito meglio, contenuto meglio, meno scorie e tutto, bisogna prenderlo in esame. Magari non è la soluzione di tutti i mali, ma bisogna esaminare anche questa opportunità. Secondo me, se posso intromettermi un attimo, secondo me il problema principale proprio del tutto è sempre tenere sotto controllo il consumo, nel senso che il movimento dei soldi. Ci sono alcune tecnologie che sono già attuabili in fase di studio, ma con buoni risultati, che si basano, ad esempio, cioè, intendo dire sotto controllo dei soldi, perché se io ho una fonte di energia che posso crearmela in casa, nessuno può più chiedermi, bisogna dire anche questo, quanto, oppure sì, ci mettono un contatore, ma insomma, quante tasse devo pagare? Ci sono delle fonti che sono difficili da controllare a questo livello anche. Mi rifaccio un attimo un po' al fatto, mi sembra che nel 2015 è stato confermato con un premio Nobel, che hanno scoperto che si può trasformare l'energia dei neutrini, cioè si può trasformare in corrente, ad esempio. Ci sono degli studi, stanno andando avanti bene, che proprio con dei, diciamo, tipo batterie, che non serve collegarle da nessuna parte, con l'attraversamento di queste batterie, o chiamele come si vuole, dei neutrini, si trasforma l'energia in corrente. Sì. L'azienda si chiama, posso anche dire, è interessantissimo comunque. Neutrino Energy si chiama. Sì. Allora, c'è anche un'altra cosa di cui tener conto, che queste aziende che oggi producono l'energia, ma anche quelli dei carburanti e tutto quanto, non sono alla ricerca di un sistema per renderci magari autonomi nella produzione e tutto, ma nel creare un nuovo sistema di vendita per mantenere i loro interessi. Loro, esatto, non stanno, bravo, cercando la soluzione. Giusto. Stanno trovando la soluzione di poterci vendere qualcos'altro e poter gestire qualcos'altro per l'energia, per poterci continuare a mantenere i loro introiti, il loro potere e tutto.
Il problema grande è questo, anche dello sviluppo ritardato di fonti di energie alternative, perché di base c'è l'economia di alcune aziende che hanno dei fatturati che possono influenzare senza problemi molti governi. È la stessa cosa della medicina, non è che cambia molto. È la stessa. La tecnica è la medesima in tutti i campi. Devono mantenere il loro status quo. Quello è il problema. Quindi non c'è una vera ricerca dell'alternativo, perché ci sarebbe anche la cogenerazione, che è da anni che continuano a farla, dove si può innalzare la quantità di corrente che viene introdotta grazie dei magneti in rotazione ed elevarla fino a 20-30 volte quello che è. Però anche questi brevetti qui vengono tutti acquisiti dalle grandi major, ok, chi genera il motor, Caterpillar, tutte quante quelle aziende lì, e messe da un lato. Ci sarebbero già anche disponibili nuove tecnologie. Il problema è che loro vogliono mantenere il loro stile di vita, tra virgolette stile di vita. Vogliono mantenere il loro potere sul mercato e anche il potere politico. Perché nel momento che si trova qualcosa di alternativo, tutto quel sistema, e purtroppo ci sono anche, bisogna guardare che danno anche lavoro a migliaia di persone, crollerebbe. Bisognerebbe essere anche in grado di poter accogliere poi i dipendenti di tutto un settore che non avrebbero più lavoro. Sì, anche perché poi se ci si pensa, cioè hanno la tecnologia della geoingegneria climatica, figuriamoci se non hanno altre tecnologie che siano utili al mondo. E ora vengono a fare la morale alle persone dicendo che è colpa nostra, dobbiamo ridurre, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Se veramente avessero a cuore, diciamo, l'umanità come dicono di avere, non avrebbero distrutto il mondo in questi anni. Cioè, semplice il ragionamento. Ma infatti secondo me quello che c'è da chiedersi è, nel momento in cui, quello che ci auguriamo tutti, dovesse crollare il sistema politico esistente di gestione economica, finanziaria, sanitaria, di tutta questo tipo di realtà, che si regge ovviamente sullo sfruttamento e sul fatto che continua ad alimentare se stessa e basta, sicuramente non a tutelare l'uomo. Nel momento in cui dovesse crollare questo genere di realtà, le tecnologie a disposizione salterebbero fuori probabilmente un po' come i funghi, perché non è che non siano state fatte delle scoperte, però non sono mai state rese disponibili o non vengono utilizzate, come giustamente diceva Veleno. Quindi in un futuro che è difficile definire quando, perché dipende da tutto l'entourage che sta comunque scricchiolando e si vede, il modo di utilizzare l'energia, così come di curarsi e di vivere sulla terra in maniera meno destrutturante, sicuramente avrà tutta una serie di porte e di possibilità che noi ad oggi non possiamo neanche immaginare, perché ci hanno costruito in testa una serie di muri per cui non lo pensiamo neanche possibile. Siamo così abituati a pensare che per poter produrre energia ci sia da bruciare questo, da fare quell'altro, da creare tutta una serie di inquinanti, cosa che non è, che non è neanche tanto parte del nostro della nostra idea di futuro possibile, tutta una serie di opzioni che invece ci sono, ma ci sono sempre state tenute nascoste perché appunto non erano confacenti con quello che chi era ed è al governo ha sempre tentato di portare avanti, cioè la loro agenda, non quella dell'essere umano. Quindi personalmente tutto quello che c'è adesso è molto di transizione, secondo me, perché la cosa più importante è vedere come si evolveranno i fatti in modo da capire se chi continua a controllare tutto riesce ancora a tenere le zampe su tutta la realtà che viviamo. Allora certo che continueranno a produrre e proporre vaccini, che ovviamente quello che portano è a situazioni di malattia e quindi a una dipendenza dal sistema sanitario sempre più grande, perché è quello che li fa guadagnare. Se esistesse, e con tanti se, un vaccino, una cura che ti rende sano per sempre, sarebbe la prima da eliminare, ovviamente, perché tu non consumi, ti rendi indipendente, non hai bisogno del sistema sanitario, non hai bisogno delle medicine,
quindi tutta quella parte di industria che è enorme, gigantesca e probabilmente tiene il mercato più di qualsiasi altro andrebbe a scatafascio, e questo non è neanche pensabile. Quindi ovviamente è la struttura che tiene tutto che va attaccata, e tutte le opzioni possibili probabilmente cominceranno a rivelarsi nel momento in cui il sistema cambierà gestione, diciamo, o forma. Questa è la mia percezione. Ma poi la domanda che bisognerebbe fare a Greta è proprio... Vai, dici. A proposito di geotermico, in Italia, che abbiamo un territorio molto particolare con una grande presenza di vulcani e di magma sotterraneo, viene poco sfruttato in Italia. E potrebbe anche essere anche quella una delle alternative. Non sarà quella che risolve tutti i problemi, ma magari una porzione è in grado di risolverla. Da noi non si è mai sviluppata un granché questa tecnologia qua. Come l'idroelettrico, da noi sono stati fatti grandi investimenti sulle dighe all'inizio, ma poi poco e niente. Ricordiamoci il Vajont, con quello che è successo, ha dato uno stop allo sviluppo anche di quella tecnologia lì, e anche lì purtroppo sarà stato un errore umano, sarà stato qualcosa che non andava bene, però è stato un disastro. Per cui forse il nostro territorio ci permette di fare anche altre cose. Anni fa avevo visto il progetto di una centrale idroelettrica che sfruttava le correnti marine qui da noi. Anche quello non si è più saputo niente alla fine. Cioè, forse abbiamo la possibilità anche di fare con energie rinnovabili in Italia molto di più di quello che stiamo facendo adesso. Perché purtroppo il solare c'ha anche una brutta cosa dietro, che toglie territorio che viene utilizzato per le coltivazioni. Noi siamo un paese che comunque l'agricoltura è importante, per cui sottrarre per fare distese di pannelli solari terreni che potrebbero essere utilizzati per la coltivazione è poco intelligente anche. L'eolico, abbiamo visto che anche quello ha i suoi pro e i suoi contro, ma sicuramente abbiamo la possibilità di usare questo territorio in altri modi. E il geotermico da noi è sfruttato pochissimo. Scusa, Emel, se ti ho tagliato. No, tranquillo. La domanda che sarebbe interessante da rivolgere a Greta Thunberg e tutti questi luminari, no, che spammano il cambiamento climatico, sarebbe proprio la seguente. Ma scusa, ma quando l'uomo non era presente sulla Terra e ci sono stati tutti quei disastri climatici, cambiamenti climatici vari, anche lì per caso era colpa del buco dell'ozono, magari era perché, sai, no, i dinosauri scorreggiavano troppo e quindi emettevano CO2 come le mucche, no? Come quando vennero incolpate. Perché effettivamente, se guardiamo i fatti, cioè viene ricamata una specie di narrativa che vuole giustificare questo cambio, questo tipo di transizione. Ma i cambiamenti climatici sono sempre avvenuti nella storia del mondo, proprio, sì, manco dell'umanità. Quindi, diciamo, la delegare Terra tutto agli uomini. Non è un sasso fermo, solido, è vivo, ha le sue evoluzioni. All'interno, da quello che raccontano, all'interno è pieno di magma incandescente perché si sta ancora raffreddando, e comunque, a parte essere viva, ruota anche in uno spazio e subisce influenze di vario tipo. Per cui non sarà mai stabile il clima, che poi queste persone lo sanno benissimo. Per cui è un metodo per fare business, per fare economia. Anche questo. Che l'uomo deve stare attento a non inquinare troppo il proprio pianeta, questo è un dato di fatto. Ma questo perché? Sì. Perché poi ce lo mangiamo l'inquinamento che scarichiamo nel mare o nel terreno, eh? Cioè, dobbiamo stare attenti in quel senso, perché distruggiamo quello che ci dà da mangiare, da bere. L'aria che respiriamo, dobbiamo averne cura. Questo è vero, che bisogna avere cura del nostro pianeta, ma dare all'attività dell'uomo il cambiamento di un pianeta e altre cose, secondo me, è una cosa che fa comodo. Molto egoistico.
Sì, poi vediamo che da una parte appunto vogliono ridurre la CO2 e tutto, dopo sversano nel mare, sversano nel terreno migliaia di prodotti che distruggono tutto, per cui vuol dire essere un po' anche stupidini nelle cose. Cioè, vuoi affrontare... È colpa mia che mangio troppo, consumo troppo e quindi inquino. Beh, nel tuo caso effettivamente è vero comunque, Comunque, visto che cerchiamo di dare un'informazione, io mi sento di darla una a tutti quelli che non credono esistano metodi alternativi a quelli sfruttati attualmente, assolutamente efficienti, brevettati. In particolare prenderei in oggetto l'ufficio brevetti americano, US Patent Office, che è online. Ovviamente tutto è semi nascosto e quindi bisogna fare una ricerca al contrario. Io vi consiglio di usare DuckDuck come motore di ricerca. Cercate con le parole inglesi Energy Generator e troverete che vi darà una serie di risultati con il numero di brevetto, che è il patent number. Sulla pagina del ufficio brevetti americano si possono fare vari tipi di ricerca anche con il numero di brevetto e vedrete che ne troverete a centinaia. Ora va però puntualizzata una cosa, che è l'initial statement di un ufficio brevetti, e cioè che qualunque cosa venga brevettata deve funzionare, altrimenti non viene rilasciato il brevetto. Quindi tutti quelli che dicono che non esiste la free energy, che è un sogno, che forse ci arriveremo, poi andate a vedere l'anno in cui è stata brevettata quella cosa e vi renderete conto di quanto tempo è che ci nascondono questa tecnologia. Ti ricordi che non molto fa la US Navy ha liberato quel brevetto di Salvatore Pais del cogeneratore? Esatto. E l'hanno anche pubblicato su internet, è facilmente reperibile. Esatto. Probabilmente tecnologie simili magari non le usano per noi, le usano per loro stessi, un po' come per i cellulari, cioè se noi avevamo il touchscreen quando è cominciato a venire nel 2010, mettiamola lì, non mi ricordo esattamente, loro magari nel 2000 già ce l'avevano, per dire, tant'è che infatti anche già facevano i film con attrezzature super tecnologiche, touch, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente già le stanno utilizzando. Al pubblico ancora no. Esatto. Notizia nuova, appena letta. Pare che nella legge di bilancio sarà approvato anche un contributo di 4 miliardi e oltre 35. 4, non ho letto bene, comunque oltre 4 miliardi anche per un abbattimento delle tasse, quindi insomma anche questa è una manovra abbastanza interessante. A proposito, se qualcuno ha seguito la faccenda americana, la questione americana, che in questo momento è forse un po' più bollente, leggevo che il 15 ottobre l'America rimane senza soldi. Sì, avevo letto anch'io un articolo del genere, però non ho approfondito. Se qualcuno ha notizie in proposito, perché l'aveva pubblicato anche un qualche Enon, se ricordo bene. Allora, però in effetti... Vai, Simone. Lì in realtà la questione è molto controversa, perché all'interno proprio della Fed attualmente c'è una faida, perché già da settimane vogliono togliere Powell, che è attualmente a capo della Fed, ma non ci riescono in nessun modo. Lui sta facendo delle inchieste interne perché ci sono stati delle diverse procedure di acquisti di azioni da gente di alto livello della Fed, tra cui addirittura due di questi hanno dato le dimissioni una volta venuta alla luce tutta questa questione. E quindi la situazione all'interno della Fed è molto bollente. Tra l'altro questa è proprio una settimana particolare per l'America, perché Biden ha dichiarato che
questa sarà la settimana decisiva per il pacchetto che vuole fare lui del Build Back Better, che in pratica è un pacchetto che arriva dopo i già 2 trilioni di dollari che sono stati stanziati con un disegno di legge per la questione Covid all'inizio dell'anno. E i democratici vorrebbero portare un altro pacchetto di spesa da 3,5 trilioni di dollari in un momento in cui c'è stata una legge fatta a settembre del 2020 che io ultimamente non vedo più riportare da nessuno, in cui dichiara che loro non possono attualmente alzare il debito. Adesso i democratici si stanno mettendo dichiarando che porteranno questa legge alla Camera, visto che già è passata al Senato, e dicendo che la faranno passare in ogni caso, mettendo i repubblicani come ostruzionisti. Però in realtà, essendo che loro hanno il 50-50, non è così effettivo che passerà questo pacchetto per stanziare così tanti soldi. Tra l'altro c'è stata una curiosità, perché proprio sabato il presidente Joe Biden, per culminare una settimana piena di strafalcioni, su Twitter ha pubblicato un Twitter appunto dicendo che questo pacchetto costerà agli americani $0. Allora io invito tutti ad andare a trovare questo Twitter e di andare a guardare quante risposte ha avuto, perché c'è stato proprio un exploit di qualsiasi persona che ha detto la qualunque, dicendo che ovviamente questo non è vero, che costerà $0 agli americani. E che se Biden pensa di prendere in prestito 3 trilioni e mezzo di dollari e dire che gli americani questo negli anni a venire non ne pagheranno, è veramente un folle. E quello che mi ha incuriosito di più è stato scritto da un'associazione che scriveva che qual è il problema di dire menzogne, tanto con l'amministrazione che c'è attualmente nessuno gli dirà che sono menzogne. E questo è proprio la realtà dei fatti in cui siamo adesso, perché vediamo sempre più l'amministrazione Trump che non risponde alle domande dei giornalisti. Addirittura in questa settimana ci sono state diverse esponenti politici alla Casa Bianca, che sia Boris Johnson, che poi è venuto anche il primo ministro indiano, e loro non hanno permesso di rispondere alle domande. Addirittura quando c'è stato con il primo ministro indiano, proprio li hanno buttati fuori i giornalisti. Ma quello che è curioso è che nessuno nei media lancia un allarme che questo è veramente pericoloso per la democrazia. Non fanno più dichiarazioni, non rispondono alle domande. La speaker della Camera è sempre più in difficoltà quando viene incalzata su ogni fronte. E poi ci sono state delle cose interessanti, volevo alleggerire un po' la tensione portando un po' di gossip, perché questa settimana sono usciti 2 scandali all'interno della CNN, perché Chris Cuomo, che è il fratello di Cuomo, quello che abbiamo visto mesi scorsi essere accusato di scandali come predatore sessuale, ne ha avuto anche lui. Quindi Chris Cuomo è stato accusato di aver molestato sessualmente nel 2015 una persona, e insieme a Chris Cuomo sono uscite anche altre accuse verso un altro presentatore della CNN, Don Lemon, sempre con accuse riguardanti questo. E con questo mi collego anche alle vicende che arrivano da fuori, dall'America, con il principe
di York Andrew, che finalmente ha ricevuto i documenti dell'accusatrice, e ricordiamo l'accusatrice è una delle di quelle che è stata reclutata, diciamo così, dall'allora Jeffrey Epstein, e che anche se il Duca di York si dice non prende nessuna accusa, ma dichiara di non entrarci nulla con i fatti, ci sono delle foto a cui lui non può tirarsi indietro, e anzi lei lo accusa addirittura di averlo incontrato 3 volte, tra cui una di queste anche sulla famosa isola Little St. James di Jeffrey Epstein. E questa, io sono sicuro che piano piano sarà una vicenda che arriverà anche ai media internazionali e non solo, perché gli avvocati del principe Andrew dicono che smonteranno ogni accusa passo per passo, ma nel frattempo arriveranno anche le inchieste della Maxwell, che entro fine anno dovrà parlare, e vedremo che rapporti usciranno, e sicuramente questa vicenda non finisce qui, andrà avanti. E per il momento passo la parola, perché in America sta succedendo veramente di tutto. L'Arizona ha detto che ha preso in carico la situazione e farà un rapporto, dicendo che ci vorranno mesi, ma sicuramente non ci aspettiamo proprio da loro di dirci chissà che cosa, ma siamo sicuri, come abbiamo anche live di venerdì sul canale di Eleonora, che sicuramente le inchieste giudiziarie sono già partite durante i vari audit, durante che emergevano i problemi e le falle in questo sistema elettorale. Proprio rispetto a questo, Simone, mi volevo agganciare a te, perché ho visto nelle varie chat a volte persone che lamentavano il fatto di non essere riusciti ancora a vedere arresti, piuttosto che una sorta di movimentazione rispetto, per esempio, ai famosi 3 personaggi che avrebbero cancellato i dati per evitare che si vedesse quello che era successo alle spalle dei controlli, insomma, per dimostrare la frode elettorale. E mi sento di ripetere una cosa che abbiamo comunque già detto anche durante quella live che era proprio incentrata sul discorso di Maricopa, che la Ninja Cyber, l'azienda che ha fatto tutti i controlli, che ha trovato le prove che poi sono state esposte durante l'audit, non è una realtà giudiziaria, per cui l'iter giudiziario, il famoso general attorney scusate, che ha preso in mano tutto e, come si è detto, ha iniziato un procedimento di indagine giudiziaria, non è una cosa che può avvenire in qualche giorno. È vero che i dati ci sono, ma comunque verranno in ogni caso verificati, verranno sentite le persone. Quindi non vorrei che il fatto che in questa settimana non sia uscito niente, non sia stato arrestato nessuno, proprio per dirla semplice, significhi, come al solito, che in realtà non c'è uno sviluppo. Lo sviluppo c'è, però ha delle tempistiche che andranno rispettate. Poi sicuramente qui tra di voi admin ci sono personaggi che, come te, seguono molto da vicino il discorso americano, e quindi potranno anche fare dei pronostici. Io immagino che comunque almeno un mese ci vorrà prima di poter vedere qualche movimentazione chiara rispetto a questo. Ma sì. Vai Simone, scusa. Ma in realtà io mi sento di dire che più di vedere arresti, io penso che c'è bisogno di capire quello che sta facendo il popolo. Io penso che c'è bisogno di andare a buttare un occhio su un popolo che sempre più vede
che i democratici stanno veramente combattendo l'ultima battaglia. Ci sono sempre più stati che richiedono audit forensi, ci sono sempre più persone che cominciano a uscire fuori dicendo che bisogna combattere per il proprio diritto di voto. No, no, certo, è un effetto domino che si deve innescare e questa è la cosa importante. Anche abbiamo perché... sempre detto che non conta che ritorni lì Trump, conta quello che sta succedendo adesso, che sta emergendo tutto quanto. Che poi tra l'altro il focus non è chi ha vinto, il focus è che ci siano stati degli illeciti e ne hanno fatti di tutti i colori. Quindi non sono state rispettate le regole, quindi non si è ascoltato il popolo, quindi non sono votazioni legali, indipendentemente poi da quanti voti ha preso uno, quanti voti ha preso l'altro. Poi siamo tutti d'accordo che i voti per Biden sono stati gonfiati, però non è questo il focus e non era quello che si voleva dimostrare. No, da... deve emergere il sistema, il quello sistema. Che c'è. Perché la gente ancora oggi non si rende conto che c'è un sistema che fa andare le cose come gli conviene a loro, tramite corruzione, tramite leve di vario tipo. Questo periodo qui serve proprio a portare alla luce questo, ed è quello che sta emergendo, che c'è un sistema che falsa le cose, che non rispetta l'espressione dei cittadini, che dicono da chi vogliono essere governati. Infatti, guarda caso, in Germania, se magari prima c'era un partito, c'era un partito conservatore al governo, come quello della Merkel, che poi è moderato perché aveva posizione da entrambi i lati, ma sicuramente molto più moderato del governo attuale, adesso in carica ci saranno comunque i socialisti che formeranno un governo, probabilmente con i Verdi nel mezzo, perché loro in entrambi i casi vincerebbero. È l'ennesimo paese in cui si passa da una sponda all'altra. Una sponda che tra l'altro comunque vuole favorire un certo tipo di propaganda, un certo tipo di narrazione, ma soprattutto un certo tipo di politica che si accosta molto a quella di Biden. Ma anche lì sta venendo fuori di tutto, no? Molto, direi. Ma perché qual è la politica di Biden? Ancora è incerta questa domanda. No, la politica di Biden è confermare che quello che diceva Trump e la politica di Trump era corretta. Esatto. Facendo l'inverso alla fine. Esatto. Lui fa l'esatto contrario e crea problemi, che dimostra che la strada che percorreva il presidente che c'era prima era quella corretta. Cioè è uno dei più grandi sostenitori di Trump, secondo me, Biden, in questo momento qui. Sta facendo di tutto per far vedere chi aveva ragione, Trump, sulle politiche. Sì, su veramente tutti gli aspetti, sia economico che sul controllo delle frontiere, sul controllo delle armi, sui finanziamenti per la polizia, su qualsiasi aspetto. Sì. Qualcuno... Scusami. Va tranquillo, anche ogni volta sempre... No, allora, diciamo che quello che è successo in Germania sarà indicativo per il prossimo futuro, perché effettivamente quello che rappresenta la Germania a livello strategico è proprio il fulcro dell'Europa, ok? Quindi avere in America un presidente fantoccio di quel genere, di quel tipo di ideologia, avere in Germania un governo che comunque si affianca molto alle idee tra Sanders e Clinton, per dire... E un governo in Cina che bene o male anche lì si accosta molto con le idee dei Dem americani in parte, alcuni, con il governo tedesco, diciamo che è una specie di triade che bisognerà tenere molto d'occhio, soprattutto in vista degli accordi che verranno fatti a livello geopolitico, no? Sì, ma l'abbiamo visto poi. È inutile che nascondiamo, cioè la guida dell'Europa è tedesca, per cui se la Germania imposta un certo tipo di politica, lo imposta in tutta l'Europa poi alla fine. Diciamo che l'Italia che si sta rinforzando sta creando un problema non da poco a questa gente qui.
ma creando anche perché l'Italia è notoriamente disobbediente, no? Sì, è discola, è un po' discola l'Italia. Comunque, questa Italia che si sta rafforzando, sta prendendo sempre più piede sia a livello europeo che a livello mondiale, è molto interessante, perché comincia a diventare un problema anche per loro. Infatti cercano di portarseli in Europa adesso, il Draghi, no? Stanno cercando di affascinarlo e portarselo dentro tra le loro sgrinfie. Giusto, Stefano? Sì, sì, nel 2023 quello sembrerebbe l'obiettivo al Consiglio della UE, quindi sarebbe anche meglio che non in Commissione. Potrebbe essere anche un fatto positivo, questo letto come un fatto positivo, perché da qui a dicembre, ma penso anche oltre, ci vorrà presumo un po' di tempo perché la Germania possa organizzare un governo equilibrato, quindi sono mesi in cui ci si gioca un po' tutto adesso. Per questo diciamo avevo tenuto a precisare queste piccole deviazioni sul tema rispetto all'agenda che anche l'Italia ovviamente segue, no? Però con questa disobbedienza che porta a un po' così a fare buon viso e cattivo gioco anche al discorso della transizione, perché i segnali insomma che sono stati espressi oggi, anzi ieri e penso anche poi domani, sono quelli di un fare un po' comunque i propri interessi e di muoversi con una certa autonomia, pur rispettando diciamo il patto di stabilità, che comunque bisognerà vedere anche come cambierà nei prossimi tempi. In ogni caso credo che la posizione di Draghi stia guadagnando tantissima, sta guadagnando molto prestigio anche negli Stati Uniti, è stato definito salvatore dell'Occidente. Quando creano questo tipo di narrativa è chiaro che stanno mirando a qualche cosa. E probabilmente pensano anche che possa essere l'uomo in più per la loro agenda, cosa che io penso che poi avranno una bella sorpresa alla fine di questo, perché insomma, si comprende insomma, già da come ha risollevato, ormai possiamo affermarlo, l'economia italiana, che ha un po' rovinato i piani di chi voleva invece che le cose andassero drasticamente peggio. Cioè che l'Italia fosse proprio la zavorra che avrebbe condotto poi tutto quanto l'economia europea all'azzeramento. Se qui avevano già impiantato la moneta sperimentale globale, è da qui che doveva partire anche il Great Reset. Perciò, e non siamo più complottisti se lo diciamo, perché adesso insomma, sappiamo benissimo che, anzi sanno benissimo, finalmente l'hanno sentito anche loro, che l'Italia ha scritto un certo libro e che quindi non è frutto delle nostre relazioni. Quindi il libro di Schwarz è lì, lo possono leggere, sanno che questo è il loro obiettivo e sanno anche che in questo momento probabilmente se era l'Italia a dover lanciare questa, a far scoccare la scintilla, non l'ha fatto. Però chiaramente Draghi è pur sempre un uomo che è stato alla guida della BCE e che quindi loro un po' temono ma anche stimano, perché ha salvato la UE diverse volte e quindi loro presumono probabilmente, io credo che sia diventato una sorta di uomo di mezzo a questo punto, è il piombino che fa pendere la bilancia o da una parte o dall'altra, credo, non so Veleno tu come la vedi. Sì, la vedo anch'io nel tuo stesso modo, cioè come dicevo prima, un'Italia forte è un problema per l'Europa. Sono in ritardo con tutta la loro agenda, dovevamo già essere a gambe all'aria qualche anno fa, ma l'anno scorso, 2020, no? Eh sì, sì. Invece gli è andata male. Non solo oggi l'Italia comincia a essere un problema.
è un problema perché l'Italia si rinforza, certe cose non si possono più fare, certi ricatti non si possono più ottenere. Non ci si... L'Italia non avendo bisogno di soldi dalla comunità europea non può accettare certi ricatti, per cui è interessante questo momento, veramente interessante. Sicuramente anche una sorta di ripetizione storica di uno strano stratagemma, perché cambiano le alleanze, l'Italia si spostano da una parte o dall'altra, sempre un po' più ambigua, no? nelle sue espressioni, nelle sue decisioni. Sì, non è che mi dispiace che l'Italia non finisca in default, eh? Ah, certo. Anzi, tutt'altro. Potrebbe essere la seconda volta che voltiamo le spalle alla Germania. Sì, e questa penso che sia il tradimento peggiore che potevamo fargli. Perché la Germania è veramente in grandissime difficoltà. Se c'è qualcuno che non ha i conti a posto in Europa è proprio lei, la Germania, che ha sempre bacchettato tutti. E Trump gliel'ha sempre detto, Angela, paga Angela. Sì, beh, l'America vanta una valanga di soldi di credito, eh? Tutte le aspettanze dei pagamenti della NATO, più anche qualcos'altro che non hanno mai pagato. Comunque, ma senza parlare di quello che hanno combinato con le banche in giro i tedeschi, hanno fatto delle operazioni veramente da pirati. E adesso anche lì sta... Già qualcosa è venuto fuori, ma ne verrà fuori molto altro. Tra l'altro, sì, se non erro, anche Jeffrey Epstein ebbe dei collegamenti con la Deutsche Bank. Sì. Ma un po' tutti, sai, sono quelle banche dove pescano tutti quanti quelli che fanno parte di un certo sistema. Sì, come Banco America. Esatto. Beh, ve lo ricordate anche BNL e poi senza parlare di Montepaschi, dove praticamente tutti andavano a battere cassa per finanziare i loro progetti, quelli che facevano parte di certi sistemi. E adesso c'è un po' di movimento anche in Svizzera, se avete notato. Tante cose stanno accadendo anche lì in Svizzera. Sì. Questo è un altro sintomo particolarmente interessante. Oltre che in Cina, perché la questione Evergrande sta lì per scoppiare. Oggi Evergrande sembra, insomma, in salita, ha guadagnato il 15% in borsa, ma anche perché la società ha venduto delle quote all'interno di una banca per la quale era tra i maggiori azionisti, quindi non ha venduto una cospicua parte di partecipazione. E poi non si sa se Pechino riuscirà a salvarlo oppure no. Lì comunque, ecco, sarà una bella batosta che però non dovrebbe avere ripercussioni sull'esterno. Probabilmente sarà una bomba che scoppia tra le mani alla Cina. Sì, la Cina io non so come faccia ad essere ancora in piedi, perché anche lì parliamo di indebitamento a delle cifre che sono impressionanti. Cioè, per carità, fa comodo a tutti la Cina perché investe ovunque, ma alla fine, se si tira la rete, rimane qualcosina o c'è un proprio niente di niente? Era una domanda per te, scusami Stefano. Ah, scusami, non sono sentito. Sì, beh, in Cina la situazione è anche abbastanza complicata. Poi mi spiace che non c'è Sandro, perché sennò sarebbe stato interessante anche il suo parere. Però i problemi all'interno sembrano essere veramente tanti. Poi, diciamo, c'è un po' di turbolenza anche intorno. Loro infatti stanno sperando più o meno anche di risolvere
il problema delle materie prime, che in questo momento li sta penalizzando tantissimo, no? E questo è il, diciamo, uno dei motivi per i quali Evergrande ha subito questo capitombolo. E quindi la questione afghana per loro diventa molto importante, molto interessante, forse l'obiettivo primario in questo momento, perché se riuscissero nel loro intento, probabilmente riuscirebbero ad approvvigionarsi anche di materie prime che in questo momento mancano. Però, insomma, Xi Jinping sembra aver ripreso, direi fortunatamente, anche una strada un po' più maoista, una Cina che si richiude un po' in se stessa e che dismette un po' queste sue mire globaliste, non sarebbe male, insomma, magari con una presenza sicuramente consistente lì in Asia, ma con meno velleità di predominio assoluto, insomma, questo almeno sembra l'intenzione di Xi Jinping. Poi speriamo che sia effettivamente così. In ogni caso, questa crescita così veloce, troppo veloce forse, ha anche causato dei problemi che non avevano calcolato, per cui ad esempio abbiamo visto anche questo ritorno a incrementare le nascite, no? Non è un fatto da poco, vuol dire che hanno fatto male i conti tutti questi anni, se poi sono costretti a queste manovre così impreviste, e sicuramente hanno le loro gatte da pelare. E in questo momento si crea questa situazione anche abbastanza paradossale, per cui le due tra le maggiori potenze del mondo sembrano realmente patire di malesseri interni, e vediamo, insomma, cosa ne verrà. Sarà interessante anche valutare il ruolo della Cina e della Russia, oltre che quello dell'Europa. In tutto ciò la Russia sembra veramente andare per la sua con molta tranquillità. Lo zar se la ride, giustamente, e ha tutte le ragioni per farlo. E infatti poi adesso vediamo anche come stiano premendo sul mainstream, cercando di mettere pressione su Lukashenko. Lo accusano di mandare in Europa clandestini. Insomma, chiaramente è la stessa cosa che fecero per Gheddafi, lo cito. Evidentemente stanno cominciando a temere parecchio anche la Russia e tutto ciò. E diciamo che la Russia comunque ha fatto da cuscinetto tutto questo tempo, perciò per fortuna, insomma, che almeno qualcuno ha ancora le spalle forti, perché se no saremmo veramente in balia delle onde. Io ho concluso. Torniamo a qualcosa di più italiano. Qualcuno di voi ha seguito la vicenda dei camionisti? Ma io poco, ma non è, sembra che comunque sia stata abbastanza ridimensionata lo sciopero, anche se continuano le agitazioni, ma diciamo si è risolta in qualche rallentamento, non di più al momento. Evidentemente era anche quello forse un'operazione, o magari ancora deve entrare in vivo, magari è soltanto un modo per mettere sale sulla coda, non so. Okay. In Inghilterra il problema già c'è, i supermercati in Inghilterra sono vuoti, lì però il problema è un altro, i costi del carburante sono saliti enormemente e non se ne trova. Beh, anche da noi non è che il carburante sia a buon prezzo ultimamente. Questo è vero. Beh, io stato di... forse... Dimmi, scusate. No, dicevo che io lunedì ho fatto parecchi chilometri in macchina su e giù per l'Italia e non ho incontrato niente. Poi probabilmente non sono incappata nelle zone quelle più calde, dove comunque c'erano più rallentamenti, ma io non ho visto veramente niente. Non mi sono spostata nell'area Veneto, dove forse c'è stato più movimento, però posso dire che non era così diffuso, perché sennò
ho fatto 700 chilometri, probabilmente qualcosa avrei visto. Ecco, questa sì, proprio sì, esperienza personale di lunedì. Sì. La Milano-Torino ho sentito che è stato forse il tratto più toccato dallo sciopero, ma niente di che. Non ho fatto quel pezzo perché sono partita da Milano e sono scesa, quindi no, per l'Italia. Non so dirti, però non era diffuso su tutto il territorio, questo è sicuro. Questo volevo dire. Sì, sì, ma credo che comunque fa sempre molta certo timore, no, quando parte l'avviso dello sciopero dei trasportatori. Ma poi adesso il settore è anche un po' gravato dalla mancanza di personale, insomma. Però diciamo in chiave, in prospettiva, anche se insomma, ci vorrà un po' di tempo per realizzarlo, l'intenzione di Draghi è quello di puntare moltissimo invece sul trasporto ferroviario. E lì sono stati incanalati parecchi dei soldi, insomma, che recovery. E quindi, insomma, anche per il futuro speriamo che quella possa essere una soluzione di quei problemi che avevamo anche precedentemente. Pare, insomma, che manchino tantissima manodopera proprio nel trasporto su strada. Beh, qualcuno che parli del Covid, del Green Pass, i temi più gettonati. No, in realtà, continuando con questo che citavi appena tu, ci possiamo di nuovo ricollegare al discorso del Green, perché se eventualmente non si arrivano ad avere nuove tecnologie, questa potrebbe essere un piano B da parte del governo Draghi, perché in un eventuale arrivo devastante di questo green, dove tutti i trasporti su gomma dovrebbero essere elettrici, avere sicuramente delle linee ferroviarie in ottimo stato e rimodernate potrebbe mantenere su un paese o l'intera nazione. Che ne pensi tu, Stefano? Beh, è sempre un piano che dovrebbe essere realizzato entro il 2030, quindi ci vuole ancora un bel po' di tempo. Cioè, contare adesso su un piano di investimenti che lancia un po' i dadi nel futuro, forse è un po' prematuro, anche perché qui si tratta di contenere il contingente. Quindi, ecco, diciamo, ci servirebbero magari delle soluzioni un po' più strette. Poi, chiaramente, quello è sicuramente un'intenzione. È chiaro che queste cose si risolvono con dei piani, con una pianificazione anche di diversi anni. Il 2030 non è lontano, però non è neanche vicino, insomma. Anche il nucleare, ad esempio, si dice che partirà nel 2030, però qua abbiamo da passare ancora almeno 8-9 anni, perciò bisogna vedere anche come fare nel frattempo. In visione di fare una cosa per farne molte, in ogni caso questo attiva sicuramente i cantieri, manodopera, lavoro e tutto il comparto che c'è attorno. Sì, quello perché senz'altro, poi, perché sono ripartiti anche cantieri che erano fermi da tantissimi anni e questo è sicuramente un dato ragguardevole, perché vuol dire che una volta tanto vediamo anche un'azione concreta a parte le parole, no? Come dice Greta, bla bla bla, fino ad oggi abbiamo sentito bla bla bla, soprattutto da loro. Però, ecco, in questo senso è anche il vantaggio di avere una persona che tanto non è un politico, ma è un tecnico, un economista. Quando hai una persona che fa il suo lavoro, poi c'è anche Daniele Franco, che sta facendo un buon lavoro, mi pare, uno dei pochi personaggi che credo che siano del team di Draghi, perché ancora la maggior parte della squadra di governo è formata da personaggi ereditati dal governo Conte, che tra le altre cose, insomma, in questo momento è anche un po' nel mirino della Procura di Roma. Oggi, se avete letto sulla Verità, c'era un articolo di Giacomo Amadori che riprendeva un po' l'indagine intrapresa ieri, in cui si parlava delle influenze che erano state, più o meno come anche il padre di Renzi, no? Queste influenze, eccetera, eccetera, per cui
ha finito nel mirino un uomo molto vicino a Giuseppe Conte, che è l'avvocato Luca Di Donna, un personaggio che guadagna un pozzo di quattrini occupandosi di cause di Stato che finiscono tutte male poi per l'altro. E notizia di oggi, insomma, riportata, che c'è anche un interessamento dell'antiriciclaggio, sempre su questo Di Donna, e qui c'è una notizia molto, molto interessante, perché tra i bonifici che questo Di Donna ha ricevuto dall'estero, c'era in particolare una autorità lussemburghese che fa capo a Roberto Mancioni, che è uno delle persone sotto processo al Vaticano e quindi aveva come suo consulente un altro amico di Donno e anche di Conte, anzi era addirittura il maestro di Conte, che è Alpa. E quindi sembra che tutti quanti siano strettamente collegati in questo gioco. Poi è chiaro, ancora non c'è è stato iscritto nel registro degli indagati il nome di Conte, però ci stanno parecchi del suo giro, molti suoi amici. D'altro canto c'è anche la questione ancora aperta di Speranza sui famosi verbali. Insomma, ieri nella rassegna stampa su Discovery avevo anche parlato di questi documenti che sono stati poi finalmente pubblicati, si riferivano in particolare a una riunione che era stata tenuta il 17 gennaio del 2020, quindi all'inizio dell'emergenza, se vogliamo, quando ancora l'emergenza non si era manifestata pienamente. Ci fu questo video meeting organizzato dal ECDC, che è un'agenzia all'interno alla UE, anche se indipendente, nella quale erano stati invitati tutti i rappresentanti dei vari ministeri della salute europei. Dei 27 paesi hanno partecipato 12 tra gli stati più importanti, c'era anche l'Inghilterra, c'erano tutti, mancava soltanto l'Italia. E poi c'è stata questa ammissione che io ritengo sconvolgente, perché questo signore che era responsabile di questo particolare caso per il Ministero della Sanità, che non si è presentato, non partecipò. Dopo un anno ha ammesso il motivo e ha detto che non aveva letto la mail. Quindi capite la gravità della cosa. Questa è gente che sta lì per fare una cosa che poi non fa. Mi domando che cosa facciano. E in questo video meeting l'ECDC comunicò, fornì gli strumenti per contenere un eventuale contagio anche qui in Europa, che alcuni paesi hanno ovviamente applicato, l'Italia no. Tra i consigli che questi davano c'era quello di usare i tamponi, perché erano previsti nel mese di gennaio 300.000 ingressi in Europa con via aerea, ovviamente, da parte di cinesi che rientravano, se ricordo bene, da un festeggiamento lì in Cina importante, forse il Capodanno cinese, non ricordo, e che invece a queste persone che rientravano dalla Cina fu soltanto misurata con il termoscanner, allora con il termometro, la temperatura, quando nel video meeting sostenevano, anzi, dicevano non vi fidate soltanto di quello perché non è sufficiente. Quindi adesso il ministro Speranza dovrà dar conto anche di questa grave mancanza, perché francamente c'erano queste disposizioni che venivano anche dall'OMS, il fatto che non l'abbiano minimamente calcolato. Poi bisogna vedere, è vero che questo qui non ha visto la mail, può essere mai una cosa del genere, o è stata una cosa voluta. Insomma, quindi tutto il governo Conte adesso in questo momento è sotto la lente di ingrandimento, lo stanno un pochettino controllando. Tra la procura di Roma e quella di Perugia, direi che parecchie cose si stanno muovendo. Tra l'altro, appunto, a riguardo per l'OMS, oggi abbiamo pubblicato una notizia nelle chat dove 21 operatori dell'OMS hanno abusato sessualmente di donne e ragazze mentre
affrontavano l'epidemia di Ebola in Congo, con vittime imboscate negli ospedali e costrette ad abortire dai loro stupratori. E il capo dell'OMS, Tedros, ha dichiarato che ha definito il rapporto una lettura straziante, una giornata oscura per l'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite. E queste sono veramente notizie dure, però è importante darle, perché queste entità sono veramente istituzioni come l'OMS, soprattutto nell'ultimo anno c'è sicuramente apparsa a molti di noi come chissà quale istituzione benevola che ha a cuore il bene dell'umanità, ma in realtà vediamo sempre più che sono veramente promotori di cose che forse loro fanno, che prima dicono ma poi in realtà non fanno e non mettono in pratica. Più che giornata oscura per l'OMS, direi che è stata una giornata luminosa, perché finalmente si è visto qualcosa dello schifo che fanno. Se ci prendessimo la briga di andare a vedere e di seguire i consigli di personaggi illustri, no? Quando dicono segui i soldi, lo diceva anche Falcone, basterebbe seguire i soldi, vedere chi finanzia certi organismi, come ad esempio anche quello che manda in giro sta ragazzetta a rompere le scatole in giro per l'Europa, a fare campagne pubblicitarie e politiche. E la stessa cosa, insomma, accade anche con l'OMS. Basta vedere chi mette i soldi nell'organizzazione della Thunberg, chi mette i soldi nell'OMS. Basterebbe vedere queste cose per capire quanta affidabilità hanno queste cose. La gente dovrebbe capire, insomma, svegliarsi, perché dar fede, dare tutta la propria fede a uno strumento di comunicazione come può essere la televisione, senza poi ragionare sul fatto che le persone che ci parlano dentro questa scatola sono tutte inquisite, hanno delle vite molto particolari, passano da una parte all'altra, dicono una cosa e non la fanno, cioè sono persone che non hanno nessuna attendibilità. Allora dico, se gli attori di questa scatoletta non sono attendibili, perché li credete? Però sarebbe pretendere troppo. Perché le voci di controcampo sono sempre troppo poche, anche se comunque qualcosina, per esempio, non so se ieri o l'altro ieri, alla trasmissione della 7 Tagadà, c'è stato Roberto Castelli, che è un ex ministro della giustizia del periodo del governo Berlusconi, quindi 2001-2006, che è intervenuto dicendo proprio che lui è stato vittima del vaccino per tutta una serie di reazioni avverse, e racconta, insomma, di tutte le problematiche che lui ha avuto in una trasmissione che è vero che è la 7, però che si aggiunge all'elenco delle piccole cose che stanno cominciando a venire fuori anche dalla famosa scatola. Settimana scorsa poi c'è stato quello che è stato definito il panico in rete, perché nella trasmissione Agorà c'è stato un intervento probabilmente non studiato a tavolino prima, perché un certo Alberto Contri si è messo a parlare del Green Pass, ma in maniera totalmente diversa da quello che ci si aspettava, quindi dicendo che è un'assurdità, che è un illogico, che i dati di morti di Covid sono bassissimi se non si considerano persone che avevano già 3 patologie molto gravi, eccetera, che sarebbe molto più pericoloso il fumo in termini di numero di morti, ma nessuno vieta il fumo, e tutta una serie di affermazioni in cui ovviamente la conduttrice faceva il triplo salto mortale per farlo star zitto. Lui ha parlato per penso 3 minuti, ma comunque in maniera totalmente opposta alla narrativa ufficiale, e in questo caso stiamo parlando di Mamma Rai, quindi qualcosa comincia a venire fuori nei termini in cui tu dici non capisco perché la gente non faccia 2+2. Quando cominciano a uscire queste piccole informazioni qui e là, probabilmente questo aiuta anche ad avere una visione d'insieme un po' più critica, e anche della televisione un po' più critica.
Sì, dici bene, anche la coerenza dei numeri, no? La coerenza dei numeri che certo. sostengono questa emergenza, non ci sono. Ma no. Guardate, non ci sono. No, no, certo che non ci sono. Però nessuno lo dice mai, no? Infatti quando appunto questo Alberto Contri ha dato i numeri precisi, la conduttrice ha cominciato a dire no, vabbè, però adesso sentiamo un altro esperto. Beh, lui diceva questi sono i numeri. Sarebbe il caso che ogni volta che vengono fatte un certo tipo di affermazioni si riportassero anche i riscontri. E poi ha dato un'altra bella mazzata perché ha detto e quando medici e operatori in ambito sanitario fanno delle affermazioni bisognerebbe anche capire quali sono gli interessi che hanno nel dire queste cose in gioco e che giro economico c'è alle spalle di certe prese di posizione da un punto di vista sanitario. Quindi ovviamente aprendo non una porta, ma veramente spalancando una voragine su tutto il giro di soldi che c'è per chi vaccina, per gli ospedali, per chi viene definito morto di Covid piuttosto che qualcos'altro, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato sicuramente, anche se un piccolo intervento, secondo me molto rilevante. Ecco. Ce n'è stato soprattutto perché era Rai 3 anche. Ce n'è stato uno soprattutto emblematico che è successo proprio oggi, a quanto pare, in diretta, sulla 7, da Mirta Magamerlino, da un certo dottor Claudio Giorlandino. Questo video è uscito dal canale Telegram Ci li va, una roba del genere, e in cui mette proprio in discussione tutto quanto, anche il semplice fatto della vaccinazione, cioè dice... Io di fatto magari non sono contrario al vaccino, ma in questa situazione che vaccino non è, sta semplicemente dimostrando che il vaccino non serve. I dati di Israele, della Gran Bretagna, eccetera, lo dimostrano. Il fatto della terza dose che l'Israele vuole implementare non è perché vuole fare del bene, ma perché si rende conto che la vaccinazione in realtà non copre nulla, copre veramente una minima porzione. E infatti gli ospiti in studio che erano Paone e vabbè, la conduttrice Merlino sono rimasti sbalorditi, nel senso non sapevano cosa dire, cosa fare, non sapevano come contraddire. Paone poi veramente una persona molto odiosa, quindi vi lascio immaginare un po' come cercava di fare il presuntuoso, però li ha veramente smontati, cioè questo video è pazzesco, poi verrà anche pubblicato appena metteranno il link su YouTube, così ve lo potrete godere. Tra l'altro, rispetto a questa storia di quanto in realtà il vaccino possa proteggere, c'è stato anche tutto uno studio su una zona specifica dell'Australia dove hanno visto che in una giornata 7 morti su 8 di Covid, definiti morti per Covid, avevano già fatto almeno 2 dosi di vaccino. Per cui, cioè, voglio dire, una tutela... Nei coglioni. L'86%, una cosa del genere. Quindi voglio dire, uno vedendo questi dati anche qui dovrebbe farsi una domanda perlomeno, se non che ci possano essere degli effetti avversi e gravi, quantomeno che forse tutta questa tutela dal Covid non c'è. Perché se l'86% delle persone che muoiono in un giorno sono state vaccinate almeno 2 volte contro quello per cui sono morti, ma poi è ovvio, ma perché comunque è un virus che, diciamo, in un certo senso abbiamo capito che muta molto velocemente, di conseguenza quando tu vai a farti il vaccino, vai a vaccinare, cioè vai a cercare di immunizzare, di distruggere una parte di virus che è già mutata, di conseguenza non attecchisce, non fa effetto, e queste sono le basi che venivano fatte, cioè, non a caso non c'era il vaccino per l'HIV, per esempio, no? Sono robe che... si sanno in questo caso, però si omettono. Cioè. Esatto, ma infatti questo medico per cui poi verrà pubblicato il video, grazie Alberto che ci ha anche dato l'informazione, ha detto proprio che la terza dose serve a immunizzare sulle prime varianti che sono state create dai primi 2 vaccini, per cui continuiamo così, no? Ne facciamo una per fare varianti nuove che immunizzano quelle vecchie, eccetera, eccetera, eccetera. Io più che guardare l'aspetto nello specifico del vaccino, eccetera, perché non entro in merito, che non ho conoscenze così
in questo campo elevate, l'allarme che sicuramente è quello che mi colpisce di più è che veramente siamo in una società dove non ti è permesso dire la tua opinione o esprimere un tuo parere, perché vediamo sempre più che nel momento in cui ci sono delle voci che vanno contro il vaccino si alza un polverone che subito mette a tacere ogni colloquio, dicendo che non è per il bene della comunità, che poi si va su qualsiasi estremismo, e questo è veramente mettere in pericolo la democrazia, perché se ci impediscono di esprimere ogni nostra opinione, la società andrà avanti peggio di una dittatura, non puoi più esprimere nulla. Tra l'altro in America, non ricordo in questo momento quale attore, attrice ha fatto in questa settimana scalpore, perché è uscita con una maglietta dove aveva scritto pensa finché adesso, perché tra un po' non lo potrai più fare. Ed è veramente allarmante questo. Non c'è una voce un controcanto che permetta di mettere in discussione, come quando tu vai a comprare un'auto dove c'è chi ti dice che questa casa costruttrice non è buona e chi ti dice che questa casa costruttrice è buona. Invece qui c'è veramente un fronte unico che si fa forza su se stesso contro ogni dubbio che viene posto. Ma il vero problema soprattutto sono le voci che vengono messe in risalto, soprattutto anche tramite la televisione e i social, perché se ci fate caso, quelli che vanno in televisione a parlare, per lo più, almeno il 98% sono fenomeni da baraccone estremisti, che sostanzialmente dicono cose che anche noi sappiamo essere false, che nel tra virgolette mondo complottista si sa che sono estremizzazioni e robe senza prove, e guarda caso vanno a prendere proprio persone del genere per far sì che il discorso venga smorzato subito appena una persona magari non troppo estremista alza un dubbio. Quindi perciò l'estremismo da ambedue le parti, sia dei pro sia dei Novax, è veramente da tenere a bada, perché sono le problematiche ideologiche che creano gli scontri sociali, che per la quale poi alla fine si lamentano pure, capito? Quella è la cosa interessante, perché uno dice no, tu non ti devi vaccinare, quindi non lo devono fare nemmeno gli altri, di fatto non mantenendo il rispetto per la persona che ha deciso legittimamente di volersi vaccinare, anche se tu non sei d'accordo. E poi c'è il Provax che invece ti vuole obbligare a vaccinare. Uno punta il dito a uno, l'altro punta il dito all'altro, e di fatto in realtà sono tutti e due idioti, perché si puntano il dito, ma in realtà è come se lo puntassero a se stessi, no? Allo specchio. E questi estremismi sono veramente i danni che poi alla fine portano agli scontri sociali, come ho detto precedentemente, ed è quello il pericolo reale, che poi alla fine fa sì che le persone non si riescano nemmeno ad esprimere, perché a un certo punto ti passa pure la voglia di esprimerti. E nel frattempo Giuseppe Conte ha scaricato Luca Di Donna. Luca Di Donna, che è l'avvocato di cui vi parlavo prima, è anche l'autore, almeno così è sempre stato detto, dello statuto del Movimento 5 Stelle. Leggevo adesso sui titoli domani della Verità che è venuta fuori anche una tangente di 78.000 euro versata a Mancioni. Non l'ho fatto a tempo a leggere, però sarà qualcosa del genere. Quindi la questione va anche molto avanti. Un'altra buona, invece una buona notizia, ma anche questa lo è che dalla legge di bilancio emergono 22 miliardi in più, di cui 19, avevo sentito insomma la conferenza stampa di Daniele Franco, derivano proprio dalla riduzione del debito, del deficit, per cui si liberano 19 miliardi all'interno del PIL, che è stato confermato al 6%. Quindi insomma sono notizie sicuramente confortanti. Ed anche oggi non succede mai nulla, come, come si suol dire.
E anche oggi succede qualcosa domani. Ma che fine ha fatto Veleno? Dov'è? Sono qua. Ah. È che sto facendo la programmazione nella radio nel mentre. Ah, pensavo che eri impegnato con i biscotti. Tra poco. Leggi in PVT, per favore. Tra l'altro, dicevo, dopodomani è ottobre e vedremo cosa succederà in questo ottobre, quali polveroni si alzeranno che ci spingono poi alle elezioni di medio termine americane, che saranno sicuramente importanti, perlomeno per chi segue la vicenda americana. Guarda, le elezioni di medio termine sono emblematiche, sono quelle che poi alla fine formeranno in un certo senso le fondamenta che del 2024, no? Delle elezioni del 2024. E di fatto, allora, ci sono due opzioni: o che questi audit possano servire, siano serviti a un eventuale ritorno di Trump prima del 2024, ma se ciò non dovesse succedere, sono stati semplicemente fatti preparativi per avere delle elezioni sicure nel 2022 e nel 2024. Perché? Perché con tutti i problemi che sono stati trovati, eccetera, hanno spinto gli stati a fare delle leggi elettorali che facessero in modo che le elezioni diventassero sicure, con vari procedimenti, con varie leggi, eccetera, eccetera. Di conseguenza, questo crea veramente le basi per il 2022 e il 2024, che veramente potrebbe servire a Trump per ritornare. E questo servirebbe ai repubblicani trumpiani nel 2022 di tornare e riprendersi esattamente la Camera e il Senato. Quindi, diciamo, in entrambi i modi bisogna valutare attentamente, nessuno dei due è una sconfitta alla fine. Cioè, se non accade una cosa non significa che allora è una cosa negativa, stessa cosa per l'altra sorte. Quindi sono entrambi scenari che bisogna prendere con attenzione e delicatezza, soprattutto vedere come si svolgeranno gli eventi, come verranno stese proprio le praterie per queste elezioni di medio termine, elezioni del 2024. Anche perché nel frattempo cambiano le leggi elettorali in 42 stati. Infatti certo, Trump invitava al voto dicendo non temete. Dopo Maricopa comunque sono state fatte richieste a tutti gli stati di fare degli audit. Che attenzione, audit in questo caso sono non sono riconteggi, perché il mainstream ha palesemente detto che in realtà questi fossero soltanto un modo per riconfermare o non confermare i conteggi fatti delle schede. Di fatto non è così, erano semplicemente delle analisi per vedere quante discrepanze ci fossero tra un numero di elettori e il numero delle schede elettorali, se le schede elettorali fossero vere o no, eccetera, eccetera. Quindi portando alla luce questi problemi, di fatto hanno spinto gli altri stati, comunque anche altre persone, a chiedere direttamente agli stati di fare proprio analisi forense di questo tipo e di conseguenza di fare delle leggi proprie, insomma, perché comunque hanno provato a fare delle leggi dopo che è accaduta la questione di Trump, no? Delle elezioni, stranamente, l'hanno fatto dopo ma non prima. E magari era necessario così, ma sempre l'esperienza è l'unica cosa che ti trae fuori dai guai. Delle parole incidente di percorso lo chiamerei, perché volendo, se c'erano le persone giuste si poteva evitare, ma evidentemente non volevano che accadesse, no? Volevano che accadesse in questa maniera, sia la controparte, ma probabilmente adesso serve anche proprio alla parte di Trump per esporre il marcio. E di fatto gli hanno fatto anche un assist, volendo dirlo proprio platealmente. Beh, ma in effetti quello che è successo in California, cioè se ne parlava anche con Barbara l'altra volta, ha creato l'ennesimo super scandalo. Quindi anche lì il fatto di esasperare così tanto, lei è arrivata a dire che erano usciti numeri del tipo il 70% di chi era andato a votare gli era stato detto che aveva già votato. Per cui ovviamente tutto questo non fa che evidenziare sempre di più la super necessità di cambiare il sistema, che poi è quello che si vuole fare. Quindi gioca a vantaggio alla fine di un cambiamento.
Kraken, non dimentichiamo il Kraken. No, dai, non parlare di polpi che ho fame. Non ho ancora mangiato. Ma poi l'hai aggiornato il frigorifero, l'hai fatto più grande. No, sai, insomma, non c'è più spazio, quindi devo vedere un po'. Ricompro una RAM, che ne so, con i soldi degli sciacalli, non lo so. Emel, aspetta un altro pochino, perché secondo me dopo il bonus sul televisore magari esce il bonus sul frigo. In 5D però, mi raccomando. Lo voglio anche in touch. 5D, certo. Cioè che tocco il frigorifero, me lo riscalda e me lo rinfresca allo stesso tempo. Deve essere una roba super intelligente. E te lo mangia pure. No, quello no, quello devo farlo io. Guai se mi fotte il cibo, insomma. Cioè, c'è un limite a tutto. Non sia mai. Devo cambiare meme perché questo qua sta diventando noioso per me. Quindi ci deve essere un altro tormentone per Ma il frigo ce l'hai in una stanza dedicata oppure diciamo dimensioni, No, insomma. ha una stanza frigo e che vuole Ah, allargarla. è un po' come si chiamano quei frigo dove mettono i morti. Diciamo la funzionalità è diversa. Sono i Cioè, morti. non sono cannibale, però sicuramente. Obitorio. Giusto, giusto. Minchia Allora, l'italiano proprio. normalmente la gente desidera costruirsi la cabina armadio. Emel ha la cabina frigo dentro casa. E poi è multiuso perché in estate quando fa caldo mi ci metto dentro e mangio pure. Quindi facendo caldo io mi ci metto e dormo anche, quindi insomma è multitasking veramente. Mettici la prendina. Pensi che non l'ha già. È che ti occupa troppo spazio per la roba da mangiare. Preferisce dormire direttamente sul pavimento pur di non togliere spazio al cibo. Minchia, un cane. Arrotolato tra le Uff. salsicce. Dorme abbracciato alle salsicce, le usa come cuscino. Salsiccia is the new melanzane. Emel, cosa mi fai sentire, Emel? No, no, cosa hai capito tu? Cosa hai capito? Che Gian dormi Glauco, abbracciato come alle stai, salsicce. Gian Glauco? Cioè, presentati, E Glauco. al momento preferisco non esprimermi perché, ecco, a parte che ho solo preso da problemi di alta finanza, ho avuto un altro verbale oggi, Hai rubato e troppi cuori, di la niente. verità. No, ma io quelli li spremo, con lo spremi agrumi, ho uno spremi cuori apposta. Poi, diciamo, le mie qualità di Latin Lover, ecco, ho una lista nutrita. Però ecco, devo guadagnarmi tempi perché la maggior parte della giornata la passo giocando con i soldatini, quindi non Gianglaco, ma sai posso. cosa potresti fare? Come fanno in America, che prendono le arance, fanno le spremute e le vendono proprio ai bordi della strada. Tu potresti fare lo stesso, ma con i cuori. Cioè, prendi, gli spremi i cuori, fai l'aranciata direttamente così e poi gliela vendi. Ti fai anche un business, visto che sei a problemi di finanza. Non posso attivare troppe attività economiche perché già abbiamo questo brand della pompetta, capito? Poi la Potresti mamma fare una non vuole. pompetta a forma di cuore. Questa è un'ipotesi interessante, possiamo farla e portarla all'Expo. Mettiamo in business, diventiamo ricchi, altro che. Tra l'altro, a proposito di Expo, Draghi lo ha proposto, ci siamo candidati per l'Expo. Hai letto qualcosa tu, Stefano? Sì, vediamo anche. Pare molto probabile, sì. Lo leggevo proprio sul sole, mi pare ieri o stamattina, adesso non mi ricordo bene. Sì, però penso proprio che si farà. Insomma, poi in questo momento sembra veramente che il resto d'Europa sia un po' così, Sono come lirici. all'indomani di un risveglio brusco. Sì, proprio l'Italia ha Scusa. vinto su tutto e sta vincendo su tutto, anche nel campionato del mondo di pasticceria ha vinto l'Italia in questa settimana. Tocca vedere la Nations League 6 ottobre semifinale contro Spagna. Se la passiamo andiamo o contro il Belgio o contro la Francia, quindi. Ma che? Sembriamo molto fortunati in questo periodo, vero? Parecchio, tranne in Champions League, minchia, il Milan ha 0 punti, cioè proprio no.
Oggi giocavano anche le altre due italiane, sapete i risultati? No, mo controllo. Juventus, dici? Sì, giocava col Chelsea, che sono i campioni. Ah, dai, speriamo che abbia perso. Io dico che se continuiamo a parlare, se continuiamo a parlare di calcio, entra Fe e ci butta fuori a tutti. Ban diretto. Oh, dov'è Nene? Nene, posso bannarti? Non è più calcio, non è più calcio, è economia, è politica. No, ha vinto contro il Chelsea la Juve. Ma che cazzo? Vabbè. E quest'anno siamo come Remida, dove tocchiamo diventa oro. Guarda, mi stava venendo un'altra rima, ma non la dico. Potrebbe essere di buon auspicio, no? Per un ritorno al gold a partire dall'Italia, perché no? Magari. Sì, è un tipo di rima che mi veniva in mente proprio pensando a CEO, quindi con quello che viene seguentemente, ma vabbè. Ho capito perfettamente, Simone. Occupato. Comunque vi hanno suggerito dalla regia, Manuel, i punteggi di Juve-Atlanta. Io non ci capisco niente di calcio e evito proprio di parlarne, però se guardate in chat vi hanno suggerito i risultati. Ah, io ero impegnato a programmare la radio, ma Vincenzo ha preso sonno? O sta covando? No, Vincenzo è qua, vigile, solo che stavo lasciando sfogare questa ondata di alleggerimento, no? Le partite, i punteggi. Poi alla fine le problematiche vanno anche, diciamo così, rabbonite, perché altrimenti cominciamo a vedere la vita come una... solo come una problematica, invece è molto altro, ovviamente. Quello che posso dire io è questo, che in linea generale noi cerchiamo sempre che il macrosistema cambi, che ci proponga un'evoluzione, le votazioni, l'energia elettrica, i sistemi di produzione, l'economia, però forse... Il primo passo, anche se questo discorso è trito e ritrito, ma forse uno dei più importanti, il primo passo deve venire a casa nostra. Siamo noi a dover fare, a iniziare dei cambiamenti, e si possono fare in mille direzioni. Il problema di cercare sempre fuori la soluzione è quello che ha guidato l'umanità ad affidarsi a un vaccino o non vaccino, per esempio. È quello che ha guidato l'umanità a borbottare in continuazione contro questo, quello, quell'altro che fanno parte di questo o quel governo, e poi loro però hanno tutto il diritto di fare nulla. Come si cambia a casa propria? Bisogna cambiare atteggiamento, questo richiede ovviamente, è un compito, non è una cosa che ci casca addosso. Il compito, per esempio, di accertare. È un compito che ci dobbiamo, perché la salute è la nostra, perché la vita è la nostra, perché le tariffe che paghiamo sono le nostre. Una delle tantissime cose che, per esempio, faccio proprio, guardo nella tasca degli italiani. Tutti quanti noi dobbiamo fare benzina per andare a lavorare, per fare la spesa, per portare i bambini a scuola. C'è per esempio online una bellissima applicazione che vi dà, a seconda della vostra posizione geografica, il costo più basso fra tutti i distributori in un'area di un raggio variabile, può essere 20 km, 30 km. Questo non richiede che qualcuno si sieda e faccia contemplazione trascendentale, ma è un atteggiamento nei confronti di cose che sono sicuramente possibili e alla portata di tutti, che possono cambiare un pochino alla volta in tutti i settori la vostra interazione. Cioè le informazioni per migliorare, anche se in maniera poco appariscente dal punto di vista macroscopico, la propria vita ci sono.
ci sono, bisogna cambiare l'atteggiamento nei confronti di cosa facciamo, cioè non deve essere, non ci deve cadere in bocca. Dobbiamo partire dal concetto che il nostro antagonista è un sistema che si è potenziato, ampliato, fortificato per eoni. È sempre funzionato in questo modo. Ha sempre sviato la nostra attenzione dalle cose importanti per fare altro. Come ci opponiamo? Usiamo quello che abbiamo innanzitutto. Poi ci saranno elementi geniali che troveranno soluzioni paraboliche o mai pensate. Ma questo atteggiamento del cercare è fondamentale. Sicuramente cercare una radio web che proponga dei contenuti completamente diversi, soprattutto nel modo, è già un cercare, quindi onore ai nostri ascoltatori. Ma questo stesso atteggiamento bisogna rivolgerlo a tutto nella vita. Questo movimento di appurare e di selezionare poi liberamente quello che a noi sembra più idoneo è la chiave di volta per iniziare a spostarsi da dove si è. L'umanità ha un enorme problema, e cioè che non ha capito che c'è un sistema unito, un unico blocco che si sposta in questa esistenza per un unico scopo, il suo interesse, e l'umanità non è compresa se non come possibile acquirente. Quindi notizie ne arriveranno, notizie ne porteremo, vi metteremo sempre in evidenza le cose che sono importanti, soprattutto da una specchiatura più ampia e soprattutto con un occhio alla gente, ma voi siete la soluzione di voi stessi. E questo credo che sia il più grande patrimonio da riscoprire. Oh, non volevo essere così lapidario, ho lessato tutti. No, no, grande Vincenzo, tu sei sempre accurato e meraviglioso nei tuoi interventi. Ci hai fatto riflettere tutti. Domani mattina tutti a scaricare l'app. Potrebbe no, essere un'ottima idea. Ce n'è, guarda, ce n'è di tutti i colori. Ovviamente ci sono gli acquirenti professionali del web che ne sanno sicuramente più di me. Quello che per esempio io patrocino con tutte le mie forze è l'assistenza legale, perché fino a 4 anni fa io non avevo mai avuto a che fare con un avvocato né con un'aula giudiziaria. Diciamo che l'audio giudiziaria non l'ho vista, ma di avvocati ne ho visti diversi, perché cercavo la soluzione, una soluzione ad un problema. Mi sono reso conto che, a dispetto della mia, diciamo, scolarizzazione media, sicuramente non ho 4 lauree all'MT come qualcuno che ha partecipato all'audit dell'Arizona, la mia comprensione di come si facevano determinate cose e del castello di difficoltà che io avevo costruito nella mia mente, basato sui sentito dire, sulle lamentele di varie persone, non era così. In realtà la soluzione è stata molto più semplice di quello che appariva. Piccoli aggiustamenti, poche cose fatte al momento giusto sortiscono degli effetti veramente importanti. Ma siccome ognuno sa della propria professione, e quella non è certamente la mia, il fatto che Veleno proponga una chat dove chiunque può liberarsi da un quesito che si porta dietro, un dubbio, il come si fa la tale cosa, soprattutto il come si fa tecnicamente, perché porre le domande nel modo giusto alle autorità e secondo uno schema che è bene accetto è fondamentale perché quella cosa passi. Questa assistenza è un valido aiuto alla gente,
soprattutto in questo periodo. Ed è gratuita. Ed è totalmente gratuita. Ci sono attivamente, praticamente tutti i giorni, due avvocati che danno il loro tempo, a dispetto di tutte le cose che invece vengono vendute online, per assistere. Mandate un messaggio, chiedete, informatevi. La conoscenza è potere. Le autorità spesso fanno il bello e il cattivo tempo semplicemente perché noi non patrociniamo il nostro diritto, e va patrocinato nel modo giusto. Ma le leggi, gli appigli, gli articoli che possono essere utilizzati a vantaggio della propria posizione in mille casi sono elevatissimi, perché il nostro ordinamento giuridico, forse uno dei più prolifici di articoli, leggi e emendamenti che esista sulla faccia della terra. Questa è un'altra cosa che patrocina voi stessi. Voi patrocinate voi stessi informandovi. Io ho scoperto mille cose, da che cosa devo dare o non devo dare alle forze di polizia quando mi fermano con la macchina, che cosa è lecito o non è lecito, quale articolo citare per patrocinare i diritti di mia figlia. Sembrano piccole cose. Spesso le cose sembrano più grandi di quello che sembrano semplicemente perché non ne conosciamo gli aspetti. Inoltre, quando voi vi recate nei posti istituzionalmente previsti per rilasciare un esposto, se non addirittura una denuncia, trovate appoggio. Perché, al contrario di quello che normalmente viene detto, le forze di polizia vogliono fare quello che voi gli chiedete di fare. Sì, può capitare sempre di incappare nell'individuo che quel giorno ce l'ha storta, ma questo accade in qualunque ufficio. Io devo dire, ho trovato sempre disponibilità, anche consigli. Non sono il nostro nemico. Qualcuno li sta usando in alcune aree della nostra esistenza come se lo fossero, ma non sono il nostro nemico. E soprattutto, se noi non ci patrociniamo, cioè se noi non usiamo la struttura informativa che è libera per capire cosa possiamo fare, perché ne possiamo fare tante di cose, noi saremo sempre nel limbo del ho sentito l'amico mentre si parlava di questo è uscito che. Ma le ciacere non è che servono a un granché. Usiamo quello che abbiamo. Interessiamoci. Ne va della piacevolezza con cui viviamo. Esercitare il proprio diritto non è una cosa scandalosa. Non perdete la faccia se andate in questura e fate un esposto. Quelli che la perdono sono le persone che vi hanno motivato a fare l'esposto. Grazie, ragazzi. Bene, io direi che anche per questa sera siamo arrivati all'ultima riflessione. E poi salutiamo. Ragazzi, tocca a voi. E ragazze, anche perché c'è Eleonora e Paola, se no dopo diventano gelose. E certo, anzi, visto che siete tutti cavalieri, inizieremo io e Paola, vero Paola? Ma io direi che dopo la chiusura perfetta di Vincenzo non è che ci sia tanto da aggiungere, anche perché ci siamo spostati anche nell'ambito pratico, oltre che quello più filosofico, spirituale, di quello che effettivamente le persone possono fare. Quindi io lascerei con questi consigli e con tutte le informazioni che sono state date, e aggiungerei solo una piccolissima cosa: cercate di focalizzarvi su quello che volete piuttosto che su quello che non volete, perché effettivamente, visto che il pensiero crea, il continuare a stare in focus sui problemi non fa che amplificarli. Grazie e buonanotte a tutti. Io vorrei fare una considerazione sul fatto che
Rispetto al solito ci sono stati presi argomenti e ampiate discussioni che non sono così di attualità. Di solito commentiamo i fatti recenti e ci limitiamo ai commenti degli accadimenti. Stasera abbiamo fatto questo discorso molto ampio sull'energia e penso che potrebbero tutti cogliere come spunto che la realtà è molto molto più ampia di quello che pensiamo e è in realtà piuttosto facile riuscire ad ampliare i propri orizzonti e vedere qualcosina oltre il nostro orizzonte tradizionale, orizzonte della nostra comfort zone. Per cui spero che la discussione di stasera abbia risvegliato la curiosità a qualcuno di cominciare ad esplorare oltre i propri confini usuali. Buonanotte a tutti. Sì, sì, concordo pienamente. Vorrei anche dire che fino a quando continuiamo a fare sempre le stesse cose non possiamo mai aspettarci che qualcosa cambia, ma bisogna che iniziamo a cambiare perché questo accada e dobbiamo sempre ricordare che dal mio punto di vista forse la cosa più preziosa che abbiamo sulla terra è il tempo e questo tempo sarebbe consigliato dedicarlo più a noi, a quello che ci è utile per noi e a quello che ci è utile per chi ci sta accanto e per tutta la società. E con questo chiudo, grazie a tutti. Buonanotte. Sì, le cose che hanno appena detto, insomma, prima Vincenzo con la sua ormai nota saggezza, ma anche Eleonora, Paola e Simone, insomma, qui si tratta sostanzialmente di diventare protagonisti di se stessi, non derogare più, cercare di conoscere le cose, perché quella conoscenza, come diceva giustamente Vincenzo, è anche il nostro modo di salvarci dalle cose, diceva anche Leonora. Dobbiamo tentare di sapere quante più cose possibili. Poi il vantaggio di essere all'interno di una chat di informazione e di scambio prevalentemente di informazioni, questo penso che sia uno strumento di grande crescita, per cui colgo questi consigli, queste parole come tesoro, perciò spero facciano tutti così. Buonanotte a tutti. Riflettendo sulla riflessione di Paola, ho visto che un pochettino nelle chat ci sono stati dei commenti su quegli argomenti un po' più futuristici che abbiamo trattato sul discorso dell'energia, eccetera. Quindi vuol dire che comunque abbiamo dato l'opportunità alle persone per cercare di immaginare quello che vogliono, più che e togliere un po' la mente da invece tutto il discorso delle preoccupazioni e di quello che invece una persona non vuole. Quindi questo è in parte riuscito, speriamo che possano esserci altre occasioni di ampliare il pensiero come stasera. Buonanotte. Bene, anche per questa sera abbiamo fatto. Un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato. E Eleonora, fai i saluti tu. Buonanotte a tutti, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un altro incontro, un altro appuntamento, ma faccio ripetizione di appuntamento stasera di Ring Admin Live. Ricordo che, anzi lo ricordi tu Veleno, che sabato ci sarà la possibilità, sì, di approfondire per chi vuole tutto il discorso vaccini, Green Pass. Esatto, c'è un incontro, perché non è una conferenza ma è un incontro e ci si trova tutti. Ci saranno a disposizione medici, farmacisti,
avvocati per discutere di questi temi che sono più noi, per discutere di questi temi che sono caldi in questo momento, come i vaccini, Green Pass e anche altre cose che riguardano questo periodo qua. Per il resto, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. Buonanotte. 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 Buonanotte.